Uovo e carica il link su Faccia Libro perché so che non l'hai già Lo fatto. so, Sì, è un po' malaticcio. Sì, che sei un po' malaticcio. O sì, un ciccinino. E beh, oggi ovviamente live è su Commander, come ormai abbiamo annunciato, e ovviamente era anche tra virgolette banale, perché non perché ancora il titolo vecchio? sei un po' sfortunato. No, ma non c'è il titolo Buongiorno. vecchio. Buongiorno. E perché sei un po' sfortunato? E io chiudo e Esatto. richiudo e rifaccio. Bravo. E cioè alla fine no, oggi no, Niente. cercheremo di parlare un po' di Commander, delle carte nuove, dei comandanti nuovi e di qualche idea per sì, migliorare il mazzo, cioè qualche carta per migliorarlo. Non è che faremo delle liste nuove, tre per ogni comandante, però insomma un'idea che faremo tre liste nuove per ogni comandante nuovo di ogni mazzo, Invece ma sì. No, no. No, perché meglio di no, non finiremo mai. Ma parleremo magari di quale carte sarebbe carino inserire, sarebbe adatto, rimanendo all'interno comunque del tribale più che di un altro tipo di sì, rimaneva nel mazzo. tribale o nel, o comunque con lo Anche stile del comandante principale. Cosa stai facendo? togliendo un po' di polvere. Ma tanto Lo so, è un poi problema. torna. Sì, ma è un problema. Più che altro perché, come vedremo con alcuni comandanti, si potrebbero fare mazzi che non sono assolutamente tribali, perché Esatto. però l'idea di questi è il tribale, quindi rimarremo un attimo per ora all'interno dell'idea originale. Ora, vabbè, Adesso aspettiamo 5 minuti per è sabato essere. Infatti siamo pomeriggio. già in 5 alle 5, quindi perfetto. Cioè, nel 4, senso, ricordate che è bravi. sempre uno in meno. Ma io vorrei Cosa c'è? evitare di ricevere questo messaggio costantemente. Questa volta da parte di un'altra Cosa? persona che non è la solita. Secondo te, qual è il mazzo più forte dei vari Commander? Ma Di te l'hanno quel... scritto Me adesso? l'hanno scritto adesso. Qual è il mazzo più forte a prescindere dalle mie preferenze dei nuovi? Dipende. Cioè, nel senso, se ti piace giocare molto velocemente, allora il mazzo più forte è il gatto. Sì. Se ti piace giocare e essere sicuro di arrivare al late game senza ritrovarti senza difese, allora forse è il vampiro. Se ti piacciono cose un po' particolari, tricchettose, è il mago. Se ti piace poter aspettare con calma e poi tirar giù Esatto. delle vacche in mani, allora è il drago. Quindi, usciti dalla scatola, in realtà sono tutti abbastanza Sì. uguali. Quindi ora rispondo, ovviamente. E Appena. digli di seguire la Gliel'ho live. detto, la sta in teoria forse la segue. Ah, ok. Quindi alla fine faremo un po' di analisi anche di come sono appena fuori dalla scatola, basandoci ovviamente sul comandante, usando il comandante quello principale, quello con preminenza, per capirci. Analizzeremo anche gli altri due, chiaramente, perché se li fanno comunque Ci sarà un bisogna motivo. analizzarli. E poi, dopo aver visto i miglioramenti, aver visto le carte che abbiamo indovinato dall'ultima live, perché nell'ultima live avevamo previsto alcune ristampe e alcune ci abbiamo imbroccato, e poi alla fine guarderemo anche quei comandanti che non sono di facciata, ma che sono comunque nuovi e all'interno dei mazzi, e per capire un po' anche se qualcuno di voi è interessato a fare magari un commander con uno di questi piuttosto che con altri, con quelli principali. Toglie base dei maghi molto antisinergico con i comandanti, ma allo stesso tempo tutti e tre i comandanti col mazzo hanno un grande potenziale nel competitivo rispetto agli altri. Giusto?
Dice Kenichi. Allora, l'idea, cioè più che altro perché Inanna come comandante centrale è un comandante che necessita di maghi che facciano qualcosa quando entrano. Esatto. Visto che, che i maghi che fanno qualcosa di incisivo quando entrano sono dei maghi particolarmente forti e quindi magari giocati in altri formati e particolarmente cari, il più ovviamente non è che sono tutti come lo Snapcaster, ma l'idea è lo Sì. Snapcaster. Il mazzo magari con Inanna risulta meno incisivo perché sì, mi faccio due maghi, potrei attivare due abilità, potrei avere comunque per un Sì, attaccante a un perché è turno rapido. perché è rapido, però magari tirato fuori dalla scatola risulta meno incisivo. A differenza magari di altri che hanno che sono un po' più semplici rispetto come strategia, che vedi il gatto che alla fine entra il gatto meni, entra il gatto e meni, o vedi il drago che ti permette di calare draghi grandi a meno, perché comunque un po' l'idea è quella, e quindi è più semplice anche creare una sinergia senza andare a magari prendere cose Sì, fuori diciamo che budget. la sinergia, cioè nei maghi, non ci sta bene Inanna, paradossalmente non sta bene Inanna come comandante appena tirato fuori dalla scatola, ma piuttosto è più forte Cass. Sì, rispetto a Miles, il che ha bisogno di un mazzo completamente tutto Esatto. suo. Inanna, cioè per avere Inanna come comandante c'è da fare veramente tante modifiche che poi andremo a vedere, perché comunque io ho basato su quel comandante poi le migliorie La che ci sono un somiglianza. sacco di comunque non anche non usando Snapcaster o cose del genere, bastano dei maghetti che quando entrano rimbalzano Sì, e tu hai già fatto, cioè nel cioè, nel senso è senso già forte bastano. così. Sono necessari dei maghi che fanno un effetto, basterebbe o un rimbalzino o uno spacchino, anche E riprendere in mano semplicemente le cose dal il poter prendere cimitero. in mano, anche semplicemente il ripeterti, rimbalzare anche una cosa tua per poi rigiocarla, e quindi magari rigiocare un mago per poi rigiocare un Esatto. mago due volte, e che può essere efficace. Cioè, se ci fosse il quarto colore e avesse il bianco, ci sarebbe un sacco di roba Vabbè, ancora, però non però ce l'ha. va già bene così. Mentre tutti gli altri tre, diciamo, il comandante principale comunque va bene per la strategia, che hanno poi messo effettivamente dentro il Ma mazzo. perché vediamo, cioè ci sono tre comandanti di un tipo e uno di un altro, nel senso che tre comandanti sono effettivamente dei tribali standard, Sì. quindi che si basano sul quantitativo, sulla tipologia, su Buon grande pomeriggio, classico. Alt. Il comandante mago si basa su una tipologia completamente diversa e quindi anche su una strategia che non può essere quella sono tanti tutti uguali, li facciamo sciamare, prendiamo un più uno perché sono tutti vampiri. Quindi vedremo, vedremo, vedremo. Sì, esatto, basta aggiungere cioè nel senso è molto scomboso, va molto, cioè nel senso scomboso coi maghi, che è molto diverso da un tribale vero e Sì, non proprio. è. Cioè, è un tribale perché sono tutti maghi, però non Cioè è il tribale. perché l'effetto copia i maghi e quindi Esatto. devi utilizzare delle cose che c'entrano Però coi non è maghi. il tipico tribale come i classici elfo, Sì, classico in sì, questo caso sì. gatto, vampiro soprattutto. Cioè, vampiro rimane il più tribale classico Sì, perché è un esatto. vampiro che fa i vampiri Che e che ci sono metti i i segnalini sotto i vampiri vampiri e e con i tutte vampiri diventa più forte le cose. perché ci Sì. sono i vampiri. Cioè, quando comincio a sentire tante volte la stessa, quello è il tribale classico. Direi di iniziare Esatto. le vere cose. Ho cliccato. Oh, in realtà sì, però il mouse. E infatti ho sbagliato. Perché? Ok. Giusto, A giusto. Ho posto, si visto un sono drago a un certo comunicati uno fra punto. l'altro. Ho visto un drago che non ci c'entrava molto. C'era il drago, ma non c'entrava. Ok, iniziamo con i vampiri. Qua posso vedere, cioè, c'è sopra di me, c'è Edgar che mi guarda.
strano. Allora, per come è uscito Edgar? No, perché questa cosa bisogna. Perché abbiamo Edgar attorno e nessuno degli altri? No, gli altri ci sono dopo. Ah, Io quindi. quello là era solo per l'immaginetta che ho fatto su Ah, Facebook, ok. No, non mi pensavo fosse interessa. per quello. No, No, perché no. stamattina gli ho fatto lanciare un dado per decidere quale immagine andava su Esatto. Facebook. Perché non puoi chiedere a una mamma quale bambino preferisce. Allora, iniziamo con Da, i i vampiri. vampiri e quindi il comandante principale che è Edgar Markov, ormai lo conosciamo abbastanza. Ormai è il nonno di tutti, Per chi dai. non lo conosce, l'abilità e preminenza, cioè la sua abilità e preminenza dice che ogni qualvolta lanciamo il gatto è un gatto che fa gatti, potenzia i gatti, il drago è un drago che potenzia draghi, fa mettere i draghi, il vampiro è un vampiro che fa vampiri, potenzia vampiri, che ha generato un muro di mattoni. Esatto, queste sono le definizioni tipiche dei tribali. Esatto. Creatura che fa creature simili e che diventano forti grazie al fatto che sono tutte uguali. Il mago è un tribale diverso, ecco perché è un po' Sì. particolare. Rimaniamo sul nostro nonno preferito. Allora, il nostro Edgar dice che ogni volta lanciamo un altro vampiro, se lui è o nella zona di comando o sul campo di battaglia, creiamo un vampiro 1-1. Poi lui ha un 4-4, attacco improvviso e rapidità. E ogni volta attacca mette un segnino +1/+1 su ogni vampiro che controlli, quindi. Ricorda un pochino ovviamente le meccaniche che hanno, cioè ricorda un po' Olivia da un certo punto di vista, per la seconda Olivia che metteva, no, beh, Ah, un pochino, ma diciamo che è più soprattutto drana, nel ricorda più senso. Drana Comunque i e segnalini +1/+1. poi questa idea dei vampiri, quando lanci un vampiro fai un vampiro per Sì, cioè vampirare. ti crei l'esercito prima che arrivi, perché comunque. Tutti dicevano, ma costa 6, costa troppo, così. In realtà, secondo me, è il costo giusto, perché Perché tu così questo qua entra lo vuoi lanciare tardi. quando hai tanti vampiri in campo, e poi col fatto che è anche rapido. L'unica Quindi cosa tu che mi continui a turba lanciare è che non vampiri. voli. Fammi Però finire di parlare. non Ogni vola. volta. E vabbè, chi se ne fa? Ha tutta quell'armatura addosso, cosa vuoi che voli? E quindi l'idea è che tu puoi fare un mazzo aggro essenzialmente. La faccio arcuarcare diventa Edgar Allan Poe che mette le pedine corte. Ci sta, ci sta. L'idea quindi è che tu possa fare comunque una cosa improntata all'aggro dove tu scurvi e ogni turno fai due vampiri alla fine, Sì, perché fai basta. vampiro, vampiro dalla mano più vampiro pedina. Di sesto turno giochi lui, attacchi con tutto e hai già un esercito che comunque pompato. Perché poi ovviamente. Cioè, prima che entri lui, entreranno sicuramente degli altri vampiri che possono mettere dei +1/+1, degli altri Esatto, vampiri che che per pompano i vampiri, vampiri, eccetera, dei eccetera. vamp e quindi ovviamente poi ci saranno vampiri che volano, vampiri che ti fanno effetti che secondari oltre Sì, all'essere sì, sì. effettiva. E quindi nell'attesa che arrivi il nonno, non te ne stai con le mani in Esatto. mano. Però questo è l'approccio che puoi fare in un mazzo con Edgar Markov, ma non è l'approccio che è stato scelto nel mazzo, perché comunque è un po' più mid-range verso il late game, perché comunque ha le bratte, ha un casino di rimozioni, ha creature che comunque sono resistenti, pensate per il late game, per tipo il macellaio di Malakir che fa sacrificare le creature degli altri, quindi comunque Macellaio di sì, c'è Malakir. in tutti i commander che sono usciti col nero, Vabbè, c'è, beh, perché è perché è forte, forte. perché ogni tua creatura È un vale dettame di X Erebos creature. che vola, Sì, e che cioè, picchia. e che picchia, e fa tanto male. Di E solito viene counterato con passione. questo è il comandante principale ed è come hanno pensato di fare il mazzo, quindi più verso il midrange. Poi l'altro possibile comandante, su cui ovviamente se si usa questo come comandante il mazzo cambia, non dico completamente, ma quasi, è Licia, o Liscia, Lì, per come favore, dicono in Licia, inglese. Licia, Licia Anche questo è che un. mal No. intesa, no? Anche questo comandante overcosted a prima A vista. prima vista ti pare che costi 8, che sia un semplice 4-4, ma
se leggi con un po' più di attenzione il testo, Basta quello che leggere la molti, prima riga. sì, che molti non hanno fatto, è che semplicemente costa uno in meno per essere lanciata per ogni punto vita che hai guadagnato in questo turno. Quindi l'idea invece del suo mazzo è avere molte cose che ti permettono di guadagnare vita. Esatto. Per fartelo costare, di solito 3, Sì. No, suppongo il che. forte di questo è che anche se ti muori un paio di volte, è molto probabile che tu riesca comunque a lanciarla a costo 3. E poi è comunque una 4-4, attacco improvviso, legame vitale. E se paghi 5 punti vita, la metti tre segnalini Quindi durante il tuo comunque in turno. questo tipo di mazzo ci puoi mettere quei vampiri che ti permettono di guadagnare più punti vita, anche i nuovi alleati Sì, di gli Zendikar, Teshimi che incantesimi. ti permettono di guadagnare vita e farlo perdere all'avversario. E quindi l'idea di un mazzo più simile a questo è sì un aggro, perché comunque vampiri è Sì, sempre un po' aggro, però basato sul guadagno perdita dell'avversario, perché tende ad avere quel bianco e quel nero nero. che. Non so che di Orzov, tipo tu, io prendo i tuoi punti Esatto. vita, tu li perdi Sì. continuamente. Chiaramente. Lì c'è più Rakdos e legame vitale ti sconta pure l'anima. Perfetto. Scelte morali dubbie tra diventare vampiro o adorare un Beh, puoi demone essere un vampiro che adora un della demone. carneficina, però ci sta. Perché comunque, cioè, Sì. insomma, ci sta. Sei un vampiro, sei Ok. più o meno immortale e poi piaci perché è sangue, Vai comunque. avanti. Vado avanti. Io spingo la carta. Allora, fuori invece dalla struttura più aggro, più. Esatto. Che invece piace molto a chi non voleva usare Alesha come tiny leader, abbiamo Martas, cercatore di demoni. Matas. Matas, scusa. È una donna, Marta, mica No, mia. questa non mi No, sembra una donna. no, 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 no. O comunque una donna non Donna barbuta particolarmente sempre piaciuta. piacente. No, ha la barba. Sembra che abbia il pizzetto, sì. Sì. Ok. Un 3-3 a costo 3 La con mosca più che minacciare, altro. cosa che già di per sé è carina e interessante. All'inizio della tua sottofase finale metti un segnalino taglia su una creatura bersaglio controllata da un avversario. Quindi entra un nuovo tipo di segnalini. Un vecchio, un vecchio Vecchio tipo di tipo, perché segnalini. c'era da Però era da un po' che non si tempesta. Sì, vedeva. cioè c'era in una carta in Vabbè. tempesta, se non sbaglio, Dai. che era il cacciatore di taglie. Fin tanto che quella creatura ha un segnale taglia, quando questa creatura muore, ogni avversario pesca una carta e guadagna 2 punti vita. Quindi è un pochino più da 1v1. Eh sì, o da 1v1, oppure è un po' più politico. Sì. Come effetto, cioè ci può stare in un mazzo che sfrutta un po' più la politica del multiplayer Quindi piuttosto che la forza non un vera e vero e propria. No, proprio group hug, però no, è semplicemente effetti che è fanno vero, mettere, diciamo, più attenzione non su di te, ma su qualcun altro, ecco, perché proprio che è se tipo, ok, io gioco questo e la tua mi piacerebbe creatura. tanto La guadagnare tua 2 punti creatura è sopra vita. una taglia, quindi anche gli altri giocatori sono più motivati a dire forse è meglio se la ammazziamo. Devi stare in vita fino alla fine del turno, solo per poi sperare di guadagnare 2 PV e pescare. Cioè, No, 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 infatti. l'idea è più che altro quella di spostare l'attenzione su una minaccia più grande. Quindi, nei limiti, tranne colui che ha in quel turno la taglia, cioè tranne quel giocatore, in multiplayer molti sposteranno Sì. l'attenzione verso quel giocatore e non verso di te. Però. Nei limiti, perché comunque deve ucciderla la creatura. Sì, Però deve morire. Ma in infatti un è più tiny da leader ci tiny sta. leader, diciamo, dato che anche tiny leader è 1v1 e in questo modo il vantaggio arriva soltanto a te, è un po' più. E poi con quei tre colori, se non hai delle rimozioni, che mazzo ti sei fatto, Hai messo essenzialmente. fatto un. Ma neanche stavo per dire, hai fatto un mono bianco, ma no, anche con un mono bianco ne era Esatto. bobo. E quindi niente, questo è quello un po' più particolare dei tre, perché Ci comunque. ricordano com'era Bounty Hunter, che era un Esatto. po'. Forse era meglio. Non mi ricordo. Mi sembra che spaccava le cose Però con. sì. Cioè, lo metti in combo perché il Bounty Hunter, se non sbaglio, quando entra metteva il segnalino e poi tappavi e spaccavi una creatura col segnalino taglia. Quindi
Quindi questo qui. Però spaccavi le creature col No, una segnalino creatura bersaglio col a terra. segnalino. Ok, quindi comunque lui magari le mette, l'altro le mette, ne spacchi una alla volta, ma le spacchi. Il problema è che deve restare in gioco quando quella creatura con la taglia muore. Sai che mi sa di no? Perché rimane il segnalino Perché sulla il creatura? segnalino, e lui dice fin tanto che quella creatura ha il segnalino, ha quell'effetto lì. In teoria. Ok, a tap metti il segnalino e nero tap distruggi la creatura Ok, col segnalino, il quindi. bounty hunt. Comunque, se il wording è questo, dovrebbe essere come la carta, come Gonti, che tu la carta la puoi giocare anche quando Gonti muore, perché anche Gonti l'hanno cambiato appunto ed è fin tanto che quella carta rimane esiliata, tu puoi guardarla e giocarla. E anche qua dice fin tanto che quella creatura il segnalino taglia, quando muore ha questa, cioè ha l'abilità che quando muore fa le Fa le cose. cose. Comunque, vado avanti. Ah, ok, adesso non ce l'ho chiara, cioè nel senso. Sì, andiamo avanti. Allora, queste sono, secondo me, ho dimenticato. Secondo me le carte un po' più interessanti, nuove che ci sono e che funzionano bene soprattutto nel mazzo. Ah, sono effetti gratuiti entrambi. Ah, ok, non Meglio. male. Allora, questa qua ovviamente è un tribale vampiro, decisamente forte perché comunque l'effetto che ogni qualvolta una creatura controllata da un avversario muore viene esiliata e metti un più uno su tutti i vampiri, è già buono perché il fatto che la esilia Un eventuale impedisce reanimation. Ecco, ci hanno mandato il link così lo guardiamo. Ah, ok, tappa e tappa proprio. Sì, con 2-2 questo 4. E ovviamente quindi danneggia comunque tutti quei mazzi dove si rianima o comunque si vanno a riprendere cose dall'avversario, dal cimitero o anche semplicemente scarti cose dal cimitero perché Esatto. sono già esiliate. E E in poi più è quando veloce. entra, sì, quando entra lui già spacca una creatura controllata da un avversario, quindi diciamo un trigger è sicuro, cioè essenzialmente gli esili una creatura e tutti i tuoi vampiri, compreso lui, prendono un segnalino più uno più uno, quindi questo qua è da vedere come un 5-5 volare a costo 6 che quando entra esilia una creatura controllata da un avversario. Poi, Che pompa tutti gli altri cioè, tuoi. pensando a carte di un certo tipo, quindi un 5-5, però cioè, entra con 6, a turno 7 puoi far calare il macellaio di Esatto. Malachir, ogni turno puoi spaccarti qualcosa o comunque magari stai sciamando, riesci a hai qualcosa che ti permette di spaccarti una Sì. pedina. Tutti gli avversari sono costretti a spaccarsi una creatura e qui sono 2, 3, 4 Sì. segnalini per volta. E questa cosa è molto bella. Ci piace. Quindi in un multiplayer, cioè un multiplayer in un contesto con più giocatori, questa da ne vale davvero la pena. Vado Vai oltre. oltre. Allora, Donar questa è Sirpe. l'altra carta. Anche qui rientra un segnalino divinità, quindi segnalini già visti. Sì. E Donar Sirpe entra sul campo di battaglia, scegli un tipo di creatura, questo quindi può essere spostato in altri tribali, metti un segnale di divinità su una creatura bersaglio che controlla di tipo scelto, le creature con segnale di divinità che controlla sono indistruttibili, hanno indistruttibile. Quindi ti permette, non so, tipo di salvarti eventuali il comandante per Sì. rendere indistruttibile, salvarti eventuali carte. Nel tuo tribale che sono fondamentali, inserendo un segnalino di questo tipo. Esatto, e il fatto è che costa solo 2 mettere il segnalino è come istantaneo, quindi è abbastanza poco, poi farlo anche in risposta delle rimozioni. Cioè, vogliono rimuoverti? No, è indistruttibile perché ha un segnalino di divinità. Il vampiro è il deck migliore base. Probabilmente sì, perché è quello che ha più sinergie, più classico, E quindi. poi ha anche comunque forse più risposte, un po' Sì. meno situazionale. Vado avanti.
Vai, qua c'è anche Sangue Nuovo che essenzialmente introducendo nel nero il fatto di controllare una creatura e che ogni cosa che si riferisce a un tipo di creatura su quella carta diventa vampiro, diventa decisamente, cioè è un controlla creatura più forte. In un mazzo vampiro, perché puoi anche prendere, che ne so, un lord di un'altra tribù, lo prendi e diventa un lord dei vampiri, e quindi dai più uno, dai abilità, adesso non Puoi anche so, prendere dipende da un cosa prendi. baccone in mano, trasformarlo in vampiro e renderlo ancora più Sì, efficace. oppure Beh. è comunque a questo 4 tappando un vampiro, ma diciamo che è facile. Oh mio Dio, magari stai facendo un vampiro a pedina ogni turno, un vampiro ogni turno. Quindi l'Urdrago ti sconti i vampiri o Inhale ti cloni i vampiri, esatto. Puoi Ti permette. prenderli comunque molto molto forte. Poi andiamo oltre, dovrebbero esserci, vai, le Le carte carte. che avevamo indovinato dall'ultima live. Beh, ovviamente questo che permette a Legame Vitale e gioca sui punti vita, quindi comunque Esatto. sul guadagno di punti vita è abbastanza semplice in questo caso. E ha due protezioni forti perché è comunque protetto dalle removal praticamente. Arabo, gattone, Il gattone vampiro. vampirico. Miu miu. Poi, un altro che abbiamo Poi, imbroccato, ovviamente vabbè, il questa Malecellaio perché è un grande era classico. facile. L'artista sanguinario che ti permette comunque di guadagnare e di solito, poverino, se non viene, non viene distrutto con una rimozione di massa, molto spesso rimane lì perché è 1-0-1 e è vero che fa perdere punti vita, ma non è mai guardato così storto. Mi piace un Anche sacco perché è un giocarlo. giocatore solo. Sì. E vampiro seducente, anche questo ovviamente per il fatto che comunque dà un più uno ai vampiri, e poi prendi il controllo di una creatura bersaglio, diventa un vampiro in aggiunta ai suoi Esatto, tipi, tra anche l'altro, questo. tappando 5 vampiri, quindi a gratis e come istantaneo, anche questo, quindi questa non poteva non esserci perché comunque è forte. Poi la strega sanguinaria di Malakir, volare a protezione dal bianco. Anche questa era una ristampa Sì, doveva piacevole. starci. Ci stava, ci stava. Beh, ovviamente lui, perché come mi fai un Questo mezzo. dà comunque vantaggio a prescindere. Da vantaggio a prescindere, ma soprattutto dai, insomma, hai messo un po' di vampiri storici interessanti Sì, e ci quindi ci sta. sta, perché poi ci metti anche lei. Personalmente avrei preferito la ristampa della seconda Drana perché è molto molto Beh, più sì, è più forte. forte. Però in un prodotto Commander era già stato stampato questo nel Commander Mono Nero del 2014. Sì. E quindi comunque in realtà la sua abilità non è così male perché ti può Ma o sì. togliere qualcosa di fastidioso. Oppure darti quel tocco in più a un attacco, magari passa Sì, una perché creatura comunque con lei la. diventa più grossa. Sì, perché comunque lei diventa più grossa, quindi magari potrebbe diventare, non so, magari prima non la parano e proprio in quel momento. O semplicemente dai quel bel meno 0 meno X che ci Sì, sì, piace un sì. sacco, che è quello per cui la usavo spesso. Più avanti abbiamo il Vampiro Falco Notturno perché no? Esatto, la vera domanda è perché no? Capitano di Stormkirk, perché sì, perché ovviamente è un più uno agli altri vampiri e quel simpatico attacco improvviso che piace, sta bene su tutto. Sì, beh, per attaccare E beh, decisamente sta bene, attacco improvviso sta bene sta su bene tutto. su tutto. Sì, e ovviamente Signore Sanguinario di Vasgoth, perché di sì, anche questo, perché comunque. Ma perché, secondo me, più che altro perché era una mitica che costava tanto per nulla. Esatto, Quindi. ma in realtà ogni qualvolta lancio una magia creatura vampiro a 7 sangue 3 No, è comunque forte, però ma costava perché? Perché tanto per costa nulla. Costava sì. tanto di soldi, ovviamente, per nessun motivo. Perché non ha gioco se No, non di perché fuori dal commander. no, non ha non credo, cioè Semplicemente. costa 5 dove la giochi. Poi queste qua sono le Le aggiunte. suggestions.
se lo vogliamo migliorare sto mazzo, Dal punto di vista del comandante come Edgar, esatto. possiamo mettere Bloodgust. Cosa fa? Cosa fa? Quando giochi una terra, se nel cimitero torna in campo. Che bello di Basta, così. semplicemente. Però può aiutare sia avere sempre un parante, perché comunque magari No, un... perché non blocca. È Sì, fatto sempre un apposta. attaccante, È ok? Sempre un... comunque un vampiro in più. È un vampiro che continua a tornare. Perché continua a tornare. Quindi attivare magari Tutti, esatto, abilità. attivare eventuali effetti o comunque Sì, è un una po'... pedina in più Cioè, nel più che nostro altro è un po' esercito. come il mio amato Gravecrawler, mi dimentico sempre che non può bloccare ed è sempre triste, però è Esatto, bellissimo. lo stesso concetto. Poi un'altra Poi aggiunta è potrebbero Sorin. essere comunque i Sorin che fanno pedine e in più dà anche l'emblema che tutti hanno più 1 più 0 e così la Non è... ulti non l'ho guardata più di tanto perché alla fine quello che conta è fare il vampiro o comunque qualcosa che aiuti i vampiri. E poi ovviamente Sorin è in tema. Sì, Sorin è in tema e soprattutto questo, anche questo, sia fai vampiri e i vampiri che controlli per un turno, sì, però comunque già Che cosa? tanto il primo, fino alla fine del turno, le creature che controlli Più 1 prendono più più 0 è zero il legame e fai vitale. un fai un vampiro, No, quindi... secondo me No. prima hai detto vampiri Fai i più 1 più vampiri 0. e poi dai più 1 e dai più 1 più 0, Sì. sì, ma puoi farli nell'ordine che vuoi. Cioè, non è che è obbligatorio fare il E più poi se uno. fai l'emblema comunque aiuta perché al mantenimento degli avversari devono sacrificare una creatura. Quindi ritorna tutto quello se una creatura è finita nel Sì, cimitero di un sì, sì, sì. Poi avversario. Il sacrificio. Drana, Ramp ovviamente, come abbiamo detto. l'abbiamo già nominata. La E questa regenerazione. qua che è una bomba insensata. Perché con 6-5 costo 6 volare. Quando una creatura che controlli fa danno a combattimento a un giocatore, su di essa metti altrettanti segnali di più 1 più 1. Quindi sì, continuano a raddoppiare, Esatto. sraddoppiare, dopo un po' escono un po' fuori controllo. Ora passiamo al Non mazzo. c'è. No, No, c'è Olivia, ok. ovviamente. Beh, Esatto. Olivia doveva. Infatti credevo la facessero perché non può. Anche Cioè, perché cavolo. effettivamente l'Olivia Voldaren, oltre a non mi sembra sia stata stampata in tanti altri prodotti. No, forse non so neanche se si gioca più in Modern, perché mi ricordavo che veniva giocata in qualche side, Però però boh. sicuramente ci sta. E poi hai aggiunto un'altra? No. Guarda, non lo so, tu continui. Ok, non me lo ricordo. No, perché stavo pensando anche comunque a... Cioè, ci tutte quelle carte del blocco vecchio Innistrad che giocavano sui vampiri, ce ne sono molte che possono essere anche Ci inserite. metterò anche gli Aenni con Edgar e la pedina sacrificabile per rendere indistruttibile. Anche gli enemy, sì. Sì. Però adesso noi ho messo quelli più eclatanti, diciamo. Cioè, Non, potresti poi ci sono mille anche possibilità. inserire alcune, cioè si potrebbe anche fare un mazzo tipo con follia. No, Sì, c'è troppo e puoi poco. rianimare. Sono troppe poche cose che sfruttano bene follia. Vabbè, cioè Semplicemente. ognuno può fare un po' Lo quello che so, ma vuole. non hai fisicamente i numeri per Lo farlo. puoi È fare, lo puoi come fare. mazzo Eteridi, non puoi farlo. Sì. Poi ci mette tutti i cloni. Di cosa? Per gli eteridi e cloni gli eteridi. I cloni neri. No, lo fai il Sembra bicolor. Sì, difficile. trovi il modo, non ha importanza. No, Sì. no. Ok. Secondo sottoblocco. Facciamo i maghi. Ma sì, dai. Aspetta, cambiamo anche la No. grafica. Oh, sì. Beh, però anche qua ci guarda. Se la metti un po' più in basso, ci No, fissa no, male anche va lei. bene così. No, poi Allora. guarda in alto, quindi non si fissa male. Aspettiamo i vampiri bianchi di Ixalan, esatto, ci Esatto. saranno altre opzioni, sempre di più. Allora, la nostra Inhalla ha l'abilità di preminenza, è l'abilità di cui abbiamo parlato prima, che quando giochi un mago pagando 1, crea una pedina che è una copia di quel mago, la pedina ha rapidità e l'esili all'inizio della prossima sottofase finale. Beh, ovviamente si parla di un mago non pedina. L'abilità invece... La seconda abilità è tappa 5 maghi, stappati che controlli e un giocatore bersaglio perde 7 punti vita. Questa
cioè nel senso a un certo Sì, punto verso il late game forse poi può servire. forse puoi farla, insomma, per sicurezza. Dai, magari a Sì. Vabbè, 7 punti vita glieli togli no, quello direttamente. sì. Bisogna vedere se hai tu hai 5 maghi in campo in late Sì, game. ricordi? Beh, dai, uno sicuramente in più ce l'hai perché magari ne hai giocato uno e lo copia, rapidità, quindi lo puoi tappare. È possibile. La sua abilità abbiamo visto che, abbiamo anche detto prima, ci siamo lamentati, salve, che Salvia. non è molto sinergica con alcuni maghi che sono all'interno del mazzo, però secondo me ci può essere interessante, anche perché è un 4-5 che costa 5, quindi già la sua forza e costituzione non sono malaccio, Sì, quindi sono oneste. sono oneste, no, nel senso non entra in modo in No, esatto. sproposito. Che cosa abbiamo Andiamo anche? Abbiamo Cass, maga dissidente. Questa al secondo me. prossimo. Questa per esempio secondo me è il comandante che c'è da usare con il mazzo Sì. base, perché è più decisamente più ottimale. A differenza di basarsi su la presenza di altri maghi, come il classico tribale proporrebbe, Cass si muove più sulla tematica del cosa fa il mago. Esatto. Quindi il lanciare istantanee stregonerie dal cimitero. Perché? Perché è un mago, perché è di Grixis sicuro Sì. come l'oro. Guardate che bell'occhietto morto e queste scale qui, quelle ossa che si vedono là in alto. Là in Cosa alto. mi È tiri là. le testate? Mi tiri le Si manate? tira le manate. Se una carta lanciata in questo modo sta per essere messa nel cimitero, alla fine del Sì, turno lei praticamente sdegna. fai ogni tuo turno puoi fare flashback di una tua istantanea stregoneria dal Beh, cimitero. cioè, quindi potresti soprattutto di stregonerie magari o di istantanei che non hanno flashback. Esatto, e beh, certamente. Sì, c'è un occhio. Nel mazzo base che la lista delle magie è veramente scarsa. Ma no, in realtà, se non erro, dovrebbe essere il mazzo che ha più istantanee e Per stregonerie fortuna. dei quattro. Quindi. Poi il fatto che siano scarsi, vabbè, ci può stare. Però è già il fatto Ricordiamoci di che usarle sono due mazzi precostruiti che non è che devono, cioè brillano volte. per Sì. forza di forza. Una volta che metti dentro Ponder, e Brainstorm, Fulmini, Counter, Spacchini e cose del genere, un po' più Cose che ti decenti, rifanno fare il turno. magari di quello là, e esatto, turni Extra. extra e cose così, Poi è decisamente. ovvio che con questi tre colori ti permette anche di avere magari creature o altro che possono comunque avvantaggiarti in late game, perché in certo modo devi pur vincere sta partita. Mi sarei aspettato un atto blasfemo, visto che si parla sempre di multiplayer. Oh. Sì, nel senso basta mettere peschini, rimozioni, vratte, Allora, l'idea eccetera, comunque eccetera. è che i mazzi dovevano essere abbastanza come al solito, alla pari, quindi non è che puoi mettere tutto ciò che è removal, counter and co in un mazzo e il resto un po' meno, insomma ci sta, dai. Sì. Diciamo, data l'ampia gamma di istantanee stregonerie, poi in base a come giochi il mazzo, ci sono quelli più adatti, quelli meno adatti, semplicemente. Andiamo oltre, che è quello più Che è il particolare. nostro Myrsil, che è un bel rientro. C'è Francesco che ripete i flavor text delle carte. Perfetto. Il nostro Myrsil, che è simpaticamente un personaggio della lore passata, se entra in campo di battaglia, puoi esiliare una carta, artefatto o creatura dalla tua mano o dal tuo cimitero e mettere un segnalino gabbia su di essa. Questa cosa col segnalino È gabbia, perché bellissimo. lui è stato in una gabbia, No, perché lui era cioè chiuso. rinchiuso nella gabbia. Ma No, poi è stato no, rinchiuso. Sì, è stato no. rinchiuso in un anello, è stato È rinchiuso in nell'anello, altre ma non cose. nella gabbia. È lui che rinchiudeva nelle gabbie, per quello. Sì, ma il bello è che poi lui è stato rinchiuso dopo Sì. essere fare le gabbie. Cioè, questa cosa è divertentissima perché lui in gabbia e poi è stato Sì. ingabbiato. Allora, tutte le abilità attivate di quella carta che possiedi in esilio col segnalino No, di gabbia, di tutte le tutte. carte che possiedi in esilio con i segnalini in Sì, ma io sto gabbia. leggendo. Lo so, leggi male. No, sei tu che vuoi che io legga diverso. Puoi No, c'è attivare ognuna di quelle scritto. abilità, però solo una volta per turno, perché altrimenti diverrebbe un pochino esagerato. Quindi l'idea è esili
tieni conto delle carte esiliate che sono con quel segnalino e lui assume tutte le quelle abilità. abilità. Ovviamente quelle puoi attivare ognuna di quelle sue abilità una volta per turno, è perché si parla di abilità che insomma, Sì, qualsiasi qualsiasi abilità abilità. potrebbero scombare tranquillamente tra di loro. È un 4-4 costo 4, quindi è già anche qui è carino come cosa. Normale. È normale, ma penso che lui e il mazzo non è che vadano completamente No, d'accordo, esatto, non credo perché neanche c'è anche la questione delle carte artefatto che... io. E ne ha non ne ha tantissime, vabbè, al massimo puoi esiliare i Sol Ring, cose Beh, strane, cose che danno sono un mana. Sol Ring vivente. Allora, le carte forti che ci sono in questo mazzo, c'è ovviamente la Wrath selettiva, che è costo, ok, costa 7, però ci sta in Commander, che dice scegli un tipo di creatura e distruggi tutte le creature che non sono del tipo scelto, Cioè, quindi praticamente è un nodo del fato a tua scelta. sì, praticamente sì. E qui ovviamente è molto più forte perché si pensa a un contesto tribale. Poi abbiamo il Colosso della Soffia Burrasca, che è un 5-6 che tappi un mago stappato che controlli e fai tornare un permanente non terra bersaglio che non controlli in mano sul Questo proprietario. non è per nulla Non è male male. perché comunque tappi un mago stappato, gli rimbalzi qualcosa. Esili l'elementare di mercurio che ha l'elementare di mercurio vedrà tutte le abilità attivate di una creatura avversaria fino alla fine del turno, si bersaglia da solo e ottiene le sue stesse abilità e via di combo. Ecco. Si può fare. Il Lich No, ovviamente queste qui sono quelle sono che avevamo indovinato sì. dall'altra volta. Di solito sì, ce ne sono due di carte che vedo che sono forti, Sì, cioè non di più. Venazza, il Lich ovviamente era una di quelle indovinate, di Sì, quelle sì, che sì. avevamo visto. Questa è straforte perché scomba bene anche con Inhalla. Questa, vabbè, sì, insomma, ci sta, fai Peschi 3, peschi. poi lo... Eh no, il fatto è che entra, lo copi, tappi, peschi 3 carte, Sì, che non è brutto. In più lo quindi puoi riprendere in mano, te lo se ti so, serve o pescare, te lo puoi paghi semplicemente salvare. 6 per Esatto. pescare 3 carte. Sì, 7 gente, in scusa, è 7. Mi sembra il piano più realtà. Però veloce ci per sta. pescare. Sempre meglio di uno 0-2 costo 5. Però è Per Azami. pescare una carta. Vabbè, però rimane lì, è più bello, poi Però è Azami è... forte, ecco, sono comunque forti. Sì. Che se ne dica, sono Azami è comunque davvero forti. forte. Poi Incursore Mago d'Ombra, che questo ci sta bene sempre da copiare con rapidità, perché comunque ha paura È facile e che e passi. quando fa danno puoi pescare una carta. Diciamo che ai maghi piace pescare. Eh beh, certo, altrimenti non come conoscono. Queste sono su suggestion e ce ne sono tante qua, perché comunque sono un po' di maghi che magari Allora, sì, la gente nella la... ricerca di maghi in generale, se tu cerchi wizard come tipo di creatura in MTG Card Info, è tipo una lista infinita, perché tutto è mago a un certo punto. E niente, ho cercato quelli che hanno effetti, per esempio questo qua che non avevo mai visto che era un mago, però soprattutto in Commander è abbastanza forte, perché comunque quando entra un giocatore prende danno pari alle terre non base che controlla, che in Commander comunque basta avere un bicolor e c'hai terre non base a go-go, anche in realtà anche i monocolor hanno terre non base a go-go, No, perché ha tutte beh, le utility. ovviamente ne hanno di Sì, meno, però però comunque si se... giocano molte terre non base per tutte quelle cose di utilità che ti possono Poi dare. ovviamente se ti trovi contro un penta, cioè, Sì. il poverino sarà il segnato da questa Esatto. E quindi con questo barbara pratica. qua tu lo giochi, la pedina entra e fa altro danno pari alle cose, Ha un in più... altro ovviamente. Esatto, anche lo stesso in No, realtà, no, non è che detto. la cosa bella è che si possono Sì, sì, scegliere sì. quindi due. E in più ha di sotterrare, se proprio, che costa 7, e anche con di sotterrare tu puoi far scattare la pedina. Contro il penta fai festa, esatto. Quindi Comunque comunque carte che fai un per me casino, che potrebbe hanno già... ammazzare quasi un giocatore, Se lo giochi praticamente. molto tardi con grande disponibilità di mana, cioè potresti anche riuscire a Sì. giocarlo, copiarlo la prima Copiarlo. volta, spaccarlo, rigiocarlo e ricopiarlo un'altra volta. Ti Esatto. serve la modica cifra di Tantissimo. millanta mana.
Però magari hai quelle simpatiche terre o altre cose, tutto quello che ti permette di avere un accumulo di mana, magari un bel black market lì che si sta caricando, Esatto. e un paio di terre rosse, e ci potrebbe anche fare. In realtà è forte semplicemente perché quando entra fai un sacco di Sì, fa danno, danni. fa tantissimo danno Ovvio, comunque. non è da giocare di terzo turno. No. Su quello non ci sono grandi dubbi. Poi tutti i maghetti che questo qua tuttora gli artefatti a costo 6 o più grande, E quindi quindi vai se a lo monti con prenderti un qualche colosso, un artefatto, angelo, esatto. gentaglia così. O degli altri maghi. Questo qua l'ho visto, è un 1-1 ombra, che però, ma senza tutti quei giri, un rito di replicazione. Certo, Ovvio. anche. Però era per utilizzare propriamente l'abilità della Sì, sì, nos della sì. del comandante, Poi cioè. ovviamente, diciamo, insieme a tutto questo ci vanno cloni, ci vanno, fai delle copie, pedine copia, dei blink, eccetera, eccetera, che intanto il blu ce li ha tutte queste cose. Questi, diciamo, qua vi facciamo vedere i target di queste cose che ovviamente devono esserci. Tipo, ho trovato questo, che ok, un 1 costa 4 e va bene. Kikijiki. Kikijiki, sì, Splinter Twin, eccetera, eccetera, eccetera. E questo, allora, ha ombra, quindi può essere bloccato soltanto da creature con ombra. Quindi questo è proprio pensato per l'abilità di Nalla, quindi entra, è rapido. E questo, quando attacca e non è bloccato, lo sacrifichi e prendi il controllo di una creatura in Secco. modo permanente. Risonatore strionico, sì, c'è tutto, dopo, tanto sono questi sono i target. E questo qua entra, attacca, non viene bloccato perché non credo che nessuno giochi creature con ombra. È un po' come giocare Lo con sacrifichi. Lo sacrifichi. cos'è quello di Portal 3 Kingdom? Ah, con horsemanship. Tipo. Lo sacrifichi, prendo controllo di una creatura. Basta, fatto. E Quindi quello è già di il quarto turno ci saranno. Sai quei bei simpatici mazzi dove di quarto turno scombano, ti giocano una creatura gigantesca in qualche strano suo. modo? Esatto. Ah, davvero, grazie, è mia, Esatto. mi piace. Cose così. Vai avanti. Poi questa qua l'ho trovata, dice L'ho i maghi. trovato. Eh sì, non sapevo che esistesse. 2-2 costa 3. Ogni altro mago che controlli entra in gioco con un segnalino più uno in più. Quindi se prendesse altri segnalini più uno. Tappi 2, rimuovi un segnalino più uno da una creatura che controlli e pesca una carta. Vabbè, ma Quindi anche la scusa. pedina entra col segnalino. Puoi attaccare o fare cose, puoi anche pescarci sopra. Vabbè, E vabbè, non è che fai per forza di avere una Doomblade in mano e usartela addosso. tanto comunque usi la Doomblade su una pedina che morirebbe comunque fine turno. E ho ancora la copia originale. Nel senso, è comunque usato una removal su una cosa che a me non interessava. È quello il fatto. Poi vai oltre, questo per pescare, diciamo, che non è male. Altro tutore per artefatti, perché il blu è quello, cioè nel senso. Millanta mana per pescare una carta. E beh, è sempre meglio che non pescarla. Sì. Questo, quando entra, se controlli un permanente blu, rimbalza un permanente non terra, che comunque Oserei può dire che potremmo saperne. averli dei pigmenti blu. Benser, Dance sempre per ovviamente. rimbalzare, puoi giocarlo sia Pararti sì, un po'. puoi giocarlo per rimbalzare la magia e poi lo copi e rimbalzi anche un permanente, visto che sei lì. Questa Jalira. per sfruttare le pedine, secondo me, può saperne, perché puoi sacrificare la pedina, riveli carte dalla cima del grimorio finché non riveli una creatura non leggendaria e la metti sul campo di battaglia. Quindi ti permette di non sacrificarti creature tue vere e Esatto. proprie, ma creature che comunque andrebbero Perse. perse alla fine del turno. E poi magari che è un altro mago, se hai altro mana puoi copiarlo a sua volta, quindi. Adesso puoi rimbalzare una magia in pila, eh sì. Perché ha flash. Sì, a flash e poi c'è scritto. Torniamo a Venser. Perché c'è scritto poi questo. Un attimo. Quando entra in campo di battaglia fai tornare una magia o un permanente in mano al proprietario.
proprio secco. La questione è perché a flash in realtà, perché quindi la puoi giocare in E risposta con certo, qualcosa, non avrebbero messo altrimenti spell. sarebbe un po' morto. Esatto. Poi c'è anche questo che è un 3-3 con sfruttare, quindi inoltre col Vayne Serpentina puoi rimbalzare il Vayne originale, in questo modo rimbalza anche per il turno dopo. Esatto, volendo. Mi rimbalzo Venser per poi rimbalzarti e Esatto. rimbalzarmi Venser per poi rimbalzarti. È come avere un counter sempre Sì. disponibile. Questo qua è un a sfruttare, quindi puoi sacrificare una creatura quando entra nel campo di battaglia, compresa se stessa. E quando lui sfrutta una creatura, fai tornare in mano al proprietario tutte le creature degli avversari con costituzione minore della costituzione della creatura che hai sfruttato. Se sfrutta se stesso, sono Quelle cose a due, due. a costituzione 2 o meno, tornano tutte in mano. Se sfrutti, puoi sfruttare anche qualcos'altro adesso. O magari puoi fare una pedina di una cosa che ha più costituzione, giocare lui, sfruttare la pedina e rimbalzare tutto. Comunque, nel senso, va bene sia usato per sfruttare se stesso come pedina, sia per sfruttare la pedina di qualcun altro. Bisogna vedere, queste qua sono supposizioni, bisogna provare a giocarlo. Effetti stupidi di rimbalzo, giusto per far vedere le carte. Vai. Questo è considerato che comunque molti maghi sono anche tritoni, potresti riuscire a giocarlo a costo 2 Sì, e comunque quando entra in gioco peschi, quindi ti poi permette comunque ti comunque di permette di pescare, anche la pescarlo. pedina ti fa pescare. Un altro tritone, anche qui. E questo qua penso che potrebbe far scattare una combo di turni infiniti, perché comunque quando entra devi campionare un tritone, che quindi viene esiliato, il tritone viene esiliato e quando questo lascia il campo torna il tritone Sì, tu esiliato. esili la pedina. Fai la pedina di questo, quindi avere già un tritone, solo quello. Un po' forse il casino, però molti maghi sono anche tritoni, quindi potresti fare Soprattutto, un cioè vai a mezzo prendere tritone mago quelli come che peschi anche, tribale. tutti quelli di Lorwyn e l'Antelgrosa Esatto, che ti permettevano sono comunque tutti maghi e quelli lavorano tra di loro come tritoni. lì. Poi quando fa danno a combattimento un giocatore, puoi sacrificare un tritone e se lo fai prendi un turno extra. Quindi tu la Che è un po' pedini, averigosa. perché tu puoi fare cioè puoi fare 2 turni di fila intanto, poi bisogna vedere, adesso Più non lo che altro so. è la Perché tu puoi questione fare del danno da questo, fai combattimento. questo, fai la pedina championa quello originale Sì. che attacca, poi lì dipende se lo vuoi fare coi Sì, tritoni. perché essendo una pedina Sì. identica, non perde le sue abilità. Sì. È più che chiamarla pedina in sé, è una copia. Copia. C'è una pedina copia, quindi è proprio uguale, è come se entrasse un'altra carta come quella. Quindi tu championi quello originale, attacchi con questo, metti che hai giocato o uno degli avversari scoperto o hai, che ne so, non lo so, basta dargli imbloccabile o qualcosa, ce Sì, ne sono di maghi che dai. danno imbloccabile. La puoi giocare tassa a un certo punto. Esatto, c'è tassa, entra, fa danno, sacrifichi un tritone, sacrifichi lui stesso, perché è un tritone, torna l'altro, che a sua volta puoi fargli fare la pedina, tu intanto fai il turno e col turno extra continui così, e Ok, fai turni l'effetto. infiniti. L'unica cosa è Sì, ovviamente non te lo spaccano, però tu, o lo spa. essendo blu, magari Lo qualche so, counter. il fatto è che comunque deve attaccare, quindi devi avere in campo qualcosa che gli permette di Sì, essere certo, imbloccabile. però è una cosa Beh, fattibile. basta. Cioè, tassa secondo me è la soluzione Sì, migliore. hai tassa e Che poi ci ti sono tieni le. dietro dei counter o se hai giocato Teferi sei già a posto. Sì. Semplicemente. Trinket Mage. Sì, altro tutore di artefatti che ti va a prendere, credo, Meridiana dell'Infinito dovrebbe costare 1 e cose del genere. Vai. Ecco appunto. Ah no, costa 2. Vabbè. Comunque, Meridiana dell'Infinito cosa serve? Serve per tenerci le pedine, perché facendo finire il turno
la triggered del fatto che dice nella sottofase finale, alla prossima sottofase finale esiglia la pedina, tu, la Non, sa pa tu non passi per salti, la sottofase non passi per la finale. sottofase finale, quindi la pedina ti rimane, semplicemente. In E quale mazzo poi... dovevamo mettere questa? Forse no, era in Halle, basta. In Brago, Brago. forse. Forse era Brago. Era Brago per gli effetti tipo Oblivion Ring, che Ok, sì. così... Poi è stata Vabbè, in... queste ristampe degne di nota, perché comunque sono forti. La Marchesa alla Rosa Nera, Marchesa, sì. perché col fatto comunque a spodestare, e quindi coi maghi tu puoi comunque attaccare il giocatore che ha più punti vita. Alla dichiarazione degli attaccanti loro già prendono il segnalino più uno più uno, quindi se ti riesci a difenderla fino alla fine del turno, alla fine tutti i maghi che ti sono eventualmente morti durante l'attacco ti tornano e possono fare altre pedine a loro volta con Inalla, quindi con altre sinergie. E altra sinergia molto bella a cui non avevo pensato quando avevano spoilerato la comandante, che con Vela ogni volta lei o un'altra creatura lascia il campo di Quindi tutte le battaglia. volte che una pedina Esatto, o lascia il la campo di pedina o battaglia. anche blinkando, rimbalzando, eccetera, ogni avversario perde un punto vita, quindi comunque Cioè, è sempre... abbastanza sicuro che con Inalla, se giochi ogni turno un mago, almeno un punto vita viene Sì, tolto. a tutti, tra l'altro, quindi non è male. No. E tutte le creature che controllano intimidire, E non è e male neanche quindi quello. diventano più evasive, magari anche per fare la combo, quella che ho detto prima. O anche semplicemente perché magari i maghi hanno una costituzione bassa, ma ti permette di attaccare e di Sì, passare esatto. con la pedina. Perché Non solo ti dà anche intimidire, però ti attacca con le pedine. Esatto. comunque la pedina uscendo alla fine del turno almeno se attacca e Esatto, passa. almeno fa qualcosa. E i maghi E i sono maghi sono fatti. Sì, finiti. sì, sì. Aiuto. Allora, passiamo ai gatti. Gatti. Allora, il nostro amico Airabo. Poi è È arabo. arabo, ma da noi hanno In deciso di... italiano hanno deciso di tradurlo in Airabo. È già tipo il quinto caso che cambiano un nome Quinto? proprio. Allora, Sairi. Saili, Tana, Ah, è che è diventata diventata Tiana. Tiana. Lui? Lui e poi ce n'è stato. No, che fosse il quarto. Ce n'era stato un altro che era cambiato, ma non mi ricordo chi Beh, era. il custode dei giochi non conta in quel caso. Airabo è la bontà che si gusta Stavo d'ogni per età. cantarlo perché effettivamente è Un'ultima combo terribile. non detta per i maghi Nalla. No, l'ho detta. Abbiamo fatto anche vedere No, vabbè, ora non torniamo la indietro. meridiana. La meridiana che ti permette di Di tenere le tenere le pedine. tue pedine. Sì, Allora, il nostro l'abbiamo. Aribo, perché adesso è diventato... Ora è Aribo. Sì. Il nostro Aribo ha, ha una preminenza molto aggressiva perché comunque... Se è nella zona di comando o sul campo di battaglia, è un altro felino bersaglio che controlli prende più 3 fino alla fine del turno. All'inizio della combat, se non sbaglio, sì. All'inizio del combattimento. Sì. Ogni volta un altro felino che controlli attacca, puoi invece pagare 3, e se, uno verde e uno bianco. Se lo fai, a travolgere prende più x fino alla fine del turno, dove x è la sua forza. Forte. Un po' forte perché? Perché ci sono dei micioni belli ciccioni che a suon di artefattoni diventano ancora più Sì. ciccioni. Vediamo cosa ci offre il mazzo. Ci offre Mirri. Allora, quindi Airabo è per un mazzo che si basa sul pompare principalmente un gatto Sì. che poi attacca, una strategia Voltron, come si suol dire. Cioè, un po' mi ricorda in modo un po' curioso, anche se non è uguale, i vecchi mazzi elfi dove alla fine pompavi un Sì, elfo che passava. esatto. Mentre con Mentre... Mirri è principalmente da 1v1. Sì, è una Sì. cosa da 1v1. Oppure fai danno. Però se hai lui come comandante, non può, cioè lo devi giocare nel mazzo, perché comunque è un altro felino, deve, se non sbaglio, è un altro. Un altro felino bersaglio, quindi lui non può fungere da... Però è comunque un 5-5 e anche la seconda abilità è comunque un altro felino, quindi lui non...
Non puoi farlo Voltron con lui come comandante. Però lo puoi Cioè Voltron fare dà danni da comandante, lo fai Voltron su altri gatti. anche se lui passa è mica Sì, sì, male, sì. sono sempre 5 danni. Allora, e questa è diciamo la strategia Voltron, ma non per i danni da comandante, anche perché a noi non piace la Cioè regola non dei danni da giochiamo mai comandante. con la Noi non regola. li Anche usiamo mai i danni da comandante, se mi sono resa perché conto che c'è un'altra limita regola che troppo. non mi piace, che è quella dei segnalini veleni in commander. Quella sì, vabbè che Quella nessuno gioca veleno, quasi, a meno che non ci sia un colosso è di il Blightsteel. colosso, sì, quello, proprio quello è il problema. Comunque Mirri invece è un comandante cioè nel senso tu magari ti fai un mazzo super figo e così e poi arriva il primo scemo che gioca Trun Esatto, Trun è il e gli caso. mette su il mondo, attacca e vince dal nulla. E la questione dei segnalini è perché anche in Commander, anche se giochi con 40 punti vita, è sempre, sono sempre 10. Esatto, beh sì, quello è. Nasconde il mazzo Toximunda in quel Glistening Oil, ecco. Sì, cioè nel senso, sono mazzi che effettivamente in un contesto in cui si basano sui danni di comandante, perché tu vai Sì. magari in un negozio, in un torneo, dici si possono fare, è ovvio che questo Trun, Sì. tutto anche un Infect può essere il mazzo Anzi, più. molto spesso, io da allora perché poi quando facciamo i tornei nel nostro negozio i danni a comandante si usano, perché Solo giustamente. che siamo tutti abituati a non No, usarli. no, è semplicemente un casino perché nessuno vince danni a comandante e però bisogna tenere comunque conto dei danni. Quindi, aspetta, tu hai preso 10 danni da mio comandante, 2 danni dal suo, 4 danni dal suo ed è un casino. Mi sono dimenticato di tornare sulla schermata. Di E forse per cosa? boh. Forse ci stavo ascoltando. Io l'olio lo uso in Nekuser una volta e finisce la partita. Che Vabbè. brutta persona. Sì. E Che brutte persone. Siete delle brutte persone. io che non posso usare la combo col Triskelion. Esatto. Perché ovviamente nel nostro negozio siamo delle persone tenere, quindi niente danni da comandante, niente combo infinite, per mettere Esatto. un po' di voglia di giocare e per comunque non facilitare, cioè per renderla difficile a un certo punto, perché anche se parte la combo dopo 3 turni, se siete in 4 non funziona Esatto. più. E comunque Nekusa non ha bisogno dell'olio scintillante per vincere in un turno. Quello ve lo posso assicurare e penso lo sappiate anche voi. Però un aiutino. Preferisco fare stato il mazzo agli altri. Torniamo alla nostra piccola Torniamo a Mirri. Mirri. Mirri ha quella concezione del comandante che sciama. Cioè, un mazzo comunque che sciama 104 danni in un turno con due ruote, posso confermare. Sì, anche un nostro amico lo giocava a Nekusa ed era simpaticissimo. Beh, lo stesso che gioca Animare, che gioca. No, No, ok, non è lo stesso. Cavrelli. Ecco, beh, perché anche È sempre lui l'altro. che Ma perché c'è anche l'altro che gioca Animar, che gioca Atraxa, che gioca hai. Ah, no, beh, Nekusa. Manu. Eh sì, Sì, vabbè. cioè, nel senso, persone Mai simpatiche. giocare un 3 contro Nekusa. Cosa fa Quindi Mirri? Mirri è più per l'approccio sciamo, faccio tante creature e attacco, perché Mirri, vabbè, tanto costa poco, un 3-2 costa 3, attacco Quindi improvviso. entra presto. E dice, quando ogni qualvolta attacca, ogni avversario non può bloccare con più di una creatura. Quindi io ti attacco con i miei 10 gatti 5-5 E e ciao. tu devi bloccarne uno con una tua creatura, a tua scelta. E già lì. Già, e beh, Mirri nella mia. Cioè, quando l'ho vista io invece avevo pensato a un bellissimo mazzo. Sì, ma tipo Winnie. Sì, Un comunque bel Winnie sciamone e con quei attacco. bellissimi gatti o comunque cose Anche non con simpatiche. lei puoi farlo, non tribale, Sì, semplicemente. non tribale, ma con tutto quello che ti blocca, cioè tipo Talia, Eight tipo la cavalla di Brain. Bears. È un 8 burst in Ci Commander. Cioè, può quando l'ho visto, ho stare. detto no, questo mio. E poi dice che fintanto lei rimane tappata, non più di una creatura può attaccarti in ogni E la combattimento. cosa bella è che effettivamente, cioè tu la fai attaccare, e possono pararla, Sì, la puoi oppure se no, difendere e la puoi comunque. difendere. Devi solo dare rapidità a Mirri per sfruttarla al meglio.
Sì, perché altrimenti ti rimane un turno lì, però diciamo che gli skinieri e gli stivali piedeveloce almeno si giocano dappertutto, quindi ci Esatto. sta. E questa, secondo me, in generale lei è la più forte come comandante dei gatti, perché lì è Ovviamente, ed è davvero. forte anche perché non Cioè, è ti dà un. necessario comunque che sia coi gatti e Esatto, basta. ti dà un vantaggio enorme in combattimento e anche in difesa, perché o loro si. O, nel senso, comunque, tu ti puoi tenere, che ne so, due pedine 1-1 per cianbloccare, perché tanto se giochi in tre, sai che lui ti può attaccare con una e lui ti può attaccare con una e sei a posto. L'effetto collaterale di questa cosa è che Mir deve attaccare ogni turno, ma gli dai su un po' di roba e qualche spada per le Sì, ma in protezioni. realtà basta che sia tappata. Tu Sì, puoi oppure dargli la anche un tappa. effetto che la tappa per se, no, se vuoi stare in Cioè, gli puoi difesa. dare un'aura del cacchio che dici tappa e fa qualcosa Sì. e la fa e lei tappa. Però l'idea è comunque gli puoi mettere su un po' di protezioni. Lei attacca ogni turno, lei può passare oppure essere bloccata, però magari le protezioni valide Esatto. e diventa particolarmente forte. Cosa che puoi fare, la puoi fare con tanti gattini, Sì. quindi magari su un po' un equipaggiamento come Sì, era quella fai, di esatto. Kemba Sì, careggente, quel mazzo là, quei esatto. mazzi un po' di gatto equipaggiamento, oppure lo puoi fare tipo 8 Bears dove O lei è anche quella di semplice, simpatia. oppure un aggro, Puro. basta, cioè nel No, senso perché verde e bianco. l'agro equipaggiamento ti permette comunque di Sì, proteggere i certo. Sì, piccolini. sì, sì. Ovviamente poi abbiamo sempre, parlando di equipaggiamenti che sono importanti, abbiamo il simpatico Nazam, che è un gigagatto, Sì, un bellissimo, gattone. di Bant, chiaro come l'oro perché ha i sigilli, che va a prendersi Il suo il suo martello. martello perché gli piace. Sì, quando Stavo per fare entra. una battuta e mi sono fermata perché non so se qualcuno ha già visto la puntata di Game of Ah, Thrones. non lo so, no, non facciamo Ecco. spoiler comunque, quindi non diciamo niente. Lui quando entra puoi tutorare il mazzo Mi per un stavo per cambiare nome. equipaggiamento, lo riveli. Se riveli il suo martello, lo metti in gioco, altrimenti se è un altro equipaggiamento lo prendi semplicemente in mano e dici ogni volta una creatura equipaggiata che controlli attacca, puoi tappare una creatura bersaglio controllata da giocatore in difesa. Penso che con lui convenga sempre prendere il suo martello, perché comunque dice che, dice che quando entra il martello o un altro equipaggiamento che controlli, lo assegna una creatura a gratis. E in più il martello dà più 2 più 0 indistruttibile. Quindi tu giochi lui, gli dai il martello e c'è già un 7-4 indistruttibile. E che tutti i tuoi equipaggiamenti che giochi successivamente si agganciano a gratis a una tua creatura. Quindi secondo me conviene sempre, sempre, sempre il martello. Anche perché comunque ha un costo 6 e tu non vuoi pagare 6 per avere un 5-4 indifeso e una spada metti in mano. È piuttosto almeno Un vaccone gli diamo il suo martello e che sopravviva, e poi perché è un comunque gli gatto dà felice. indistruttibile. E poi è un gatto felice. Eh sì, dai, il martello è un gatto felice. Poi le carte un po' forti che ci sono dentro, tipo Evocazione della Stìa, perché è già stata ribattezzata la Company del Commander Tribale, la Company Sì, la Tribale del Company Commander, Tribale. perché comunque costa 7, un istantaneo, che è molto bello questa cosa, e dice scegli un tipo di creatura, riveli carte dalla cima del tuo grimorio finché non riveli X carte creatura del tipo scelto, dove X sono le creature che controlli di quel tipo. Elfo, sei tu? E poi Perché metti ci sta Sul tantissimo. campo di battaglia tutte quelle carte e poi rimescoli. Quindi a costo 7, quindi in una situazione di late, comunque in Sì. game, tu hai magari già magari Ma in realtà in sciamato. un verde non è detto che sia late game, può Ma essere ti anche mid conviene? game, può essere anche a metà, tu fai. No, è che ti conviene Sì, perché hai hai più più cose. creature, sì. Beh, Però in un mazzo, in un appunto, un elfo più elfo. mana equivale molto spesso anche a più creature, Perché hai più elfi che perché ti gli danno elfi che mana. danno mana. Quindi mi viene in mente proprio l'elfo tipico perché è il migliore, cioè da quel punto Sì, di sì. vista E era quello che aveva creaturine infatti, piccole. che cosa c'è nell'immagine? Elfi.
Dopo gli elfi che saltellano, c'è la Allora, nuca c'è affamata questa. che è carinissima. Per il tribale gatti, secondo me è fortissima, a parte che il flavor top, perché allora i gatti hanno protezione dai ratti. All'inizio della tua sottofase finale, tu gli crei a un avversario un ratto 1-1 con tocco letale, e quando muore un ratto, metti un segnino +1 su ogni gatto che controlli. Quindi, ed è un 2-2 costo 2, quindi è Gatti, proprio ratti, ratti, nel senso facile da giocare, e ha un effetto comunque molto molto forte, soprattutto per essere un costo 2. Poi, le cose che abbiamo imbroccato: Leone bello criniera. Leone velocriniera, che ci doveva essere, perché comunque è forte, un gatto è uno dei gatti forse più forti che ci Anche perché sono. comunque costa 2 per essere un 3-3 di già è bellino. Lo paghi con puoi mostruosarlo. Mostruosarlo. E diventa comunque un bel gattone con antimalocchio e soprattutto indistruttibile questo. Giochi a turno 2 contro il mono nero Rodimidollo, ratto. Esatto, è già. Sì. Però può essere che l'altro abbia tipo un terror. Il multiplayer è anche una cosa molto forte da un avversario, comunque un bloccante 1-1 con tocco letale. Sì, e quindi e può essere che. Ma non per te, è per gli altri, perché i tuoi hanno protezione dai ratti. Ovviamente devi Quindi sei a proteggerti il posto. gattino, perché poi Sì, sì, devi proteggerti il diventano. gattino. Però, nel senso, per te non ha problemi. Vabbè, ma quando ti spaccano il gatto, magari è presto, o fai una bella vratta. Ma sì, poi sono comunque degli 1-1. Sì. Nel senso, È secondo me il ne tocco vale la letale il pena. problema. Se si è forte contro gli altri, esatto. Poi Kemba, perché avevamo intuito che il tema sarà andato a vergere, o vertere. Andare verso. Il tema era preponderante, era Rante quello verso dei. gli equipaggiamenti. Anche perché comunque esisteva già e quindi è molto facile da riproporre un gatto equipaggiamento. Cioè, Esatto, visto che perché esisteva. c'era, sì, c'erano questi gatti che in mirrodini Sì, gatti hanno a che fare con gli Leonid. vertere, convergere, esatto. Verter, poi Jedi Tojanen di Efrava, che Il nome più semplice era, sì, però esistente. appena avevano detto che facevano il comando al gatto non potevano non metterlo, perché lui crea gatti Gatti a con manetta. passaforeste, cosa Esatto. che non è male. La Nishoba, che avevo sperato che la mettessero perché comunque era forte, e alla fine l'hanno messa, quindi non è male. Anche perché la Nishoba è forte sia con le meccaniche dei segnalini +1, perché lei previene tutto il danno che le viene inflitto ogni volta al costo di un segnalino Quindi più 1+1, segnalini riesce a mettere, più è facile chiamato anche prenderlo. gioco lui. Jedit è più comune di una terra base. In che senso è più comune di una terra base? E cos'hai fatto? Ho spostato per sbaglio. Ok. E soprattutto la Nishova, se hai un effetto che dà dei potenziamenti alle statistiche statici, quindi i felini prendono +1/+1, diventa immortale. Perché quando non ha più segnalini +1/+1, tu puoi comunque parare. Lei previene comunque il danno, e poi tu semplicemente non puoi togliergli il segnalino +1/+1, ma chi se ne frega. Quindi per sempre prevenuto il danno. È immortale. E diventa immortale. Nishoba l'immortale. Giudice Leonid, ristampa Sì. simpatica soprattutto per la questione Mirri. Sì, esatto. E poi Cioè soprattutto per la questione simpatia. in Commander non poter far tutorare la gente. Nel senso che come Raran. Ah, ok. Nishoba ha mantenuto il warding del guadagno PV, quindi con lifelink raddoppia l'effetto. Esatto. Esattamente. E questo in realtà, cioè, mo è molto forte il giudice Leonid giocato soprattutto se riesce a giocarlo presto, non tanto perché è un 2-2 a costo 2, ma perché comunque il limitare il passaggio in rassegna dei grimori in formati dove magari giochi più di un colore, quindi devi per forza Giudice prendere le Leone. terre. Per forza, magari tutorarti determinate cose per le pezze di combo, sei costretto a pagare ogni volta, quindi a limitare le Sì, cose che puoi fare. completamente inutile. No, non è vero, No, invece è no, utilissimo, perché però lo devi giocare di no. presto, Presto. diciamo.
Esatto, cioè tu impedisci tutte le sfecciate, tutti i tutori, soprattutto, penso ai tutori perché in Commander si usano i tutori più che altro. E comunque contro mazzi, perché comunque tu sei bicolor, gli Tutti i altri tre ramp, mazzi. tutto il ramp, cioè se tu questo qua lo giochi di secondo, il mazzo Drago. drago ci strappa gli occhi. Dice, giochi il fabbro così se vuoi il martello devi pagare due. Vabbè, Quello. ma non lo gioco, semplicemente aspetti che muoia il giudice. Tanto in questo mazzo qua penso che ci sia soltanto quello che va a tutorarsi della roba come Cioè, comandante. io lo, il giudice Leonid lo giocavo nella mia versione di Dead in Taxis, che era Moon in Taxis, per i maghi della luna, non avevo abbastanza soldi per Moon. E effettivamente, vabbè, tu ti paghi due per sfecciarti una volta, vedi gli altri che giocano magari molte più terre non base, oppure devono tutorarsi le terre di Urza o devono tutorarsi altre robe, c'è la Vabbè, gente ma quello che... in No, però ovviamente che in Modern l'idea e in Legacy è più forte. Comunque di dover pagare due in più per fare una cosa e poi magari non avere abbastanza mana per Sì, è quello, giocarla, rallenta rallenta comunque. molto. E quindi no, il giudice Leonid è una scelta interessante. Poi è un 2-2 che costa 2. Sì. Basta. Fazzolo 2 se dà il rampino 3 sicuro, non è ma anche se lo fai di turno 3 o 4, comunque Tutto non è quello. che tutto si basa sul rampino, semplicemente tutti i tutori diventano meno forti. Perché comunque devi calcolare che paghi due in più e magari quei due in più ti servivano per giocare quel turno. Quindi Esatto. tutto lo devi fare 2 turni dopo Un o turno un turno dopo. dopo. Giuliano rallenta, come un revocatore di turno 2, ti insultano tutti. Jazal, Kringer, Jazal è un nuovo Jazal. bloccato. Perché? Perché Jazal per la seconda più che altro, Vabbè, cioè per per la la sua stabilità. abilità, perché comunque le creature che attaccano ti prendono più X, dove X è il numero di creature Sì, e attaccanti. questo è il fatto che purtroppo nei commander base mettano dentro più strategie, perché comunque qua è un mix. Cioè, questo qua starebbe bene nel mazzo Mirri. Sì. Potenzialmente. Sì, vabbè, però rimane comunque situazionale. Di base anche in late, comunque ogni tutore costa 2 in più. Sì. O bribery. In late 2 mana. Eh sì, però magari con quei 2 mana volevi farci qualcos'altro e non lo puoi fare. È comunque un vantaggio. Sì, con Mirri, Jazal, cioè Esatto. dici, ok, vabbè, tu blocchi uno, però tutti gli altri prendono più Prendono X più più 1000 più X. 1000 è fatto. Cioè, no, non mi interessa. Jared, e cioè questo vabbè, Sì, diventa un è comunque burone, esatto, un insomma. vaccone che puoi dargli protezione. Jazal è estremo. Jared è carino, sì, ci può stare. Cioè, più che altro è il bloccante che ti puoi Sì, tenere qua stai da lì. Mirri, ti tieni lui come bloccante e va bene. Cosa? Mi E attacchi? poi tieni un po' di bianco Scorpacato stappato, per le giusto. Removal, protezioni? no, No, nope. nope. Cosa? Nope. E quindi ci sta. Effettivamente, guardando il gatto, ha queste strategie. Il Sì. fatto è che sempre il problema è che siano troppe le No, strategie. so, è perché ne mettono sempre. Cioè, mettendo i tre comandanti che sono diversi, vogliono che un po' di tutto sia dentro. Ed è quello. Cioè, è Sì. quello che in realtà va anche bene per tenere il power level un po' a un livello accettabile. Stabile. Questi sono Devono i. smettere di stampare già. Sì, forse no, fa lo stesso, è sempre un bel gatto. Abbiamo delle aggiunte che sono. Il principale motivo per cui è butta come vabbè. E questi sono miglioramenti possibili. Gatti con. Gatti, soprattutto in Amonkhet, ne sono usciti di particolarmente forti. Nei colori ovviamente giusti, quello è il Esatto. bello. Gatti che tornano. Sì. Questo che si pone è il gorilla di Kird dei Gatti. 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 Fatto. Sì, perché questo può segnare il danno a combattimento come se non fosse stato bloccato. Per la Ok. strategia Voltron, diciamo che è un po' grosso. Sì. Comunque, Quindi questa quindi strategia. fai da un più 3 più 3 alla combat ed è un 7-7.
magari ha sopra delle cose addosso. Comunque minimo è un 14-14, perché se tappi 3 e gli raddoppi la forza. Sì, poi gli puoi mettere, non lo so, robe tipo aure. Aure, equipaggiamenti e Di... sopra, e poi dice ok, ti fa il danno diretto come se non fosse stato bloccato. Ki bonsi bonsi bon bon bon. Esatto. Poi un'aggiunta può essere per la questione gatti Questo volanti perché ha doppio cocco. attacco, quindi hai sempre di terzo turno, puoi giocare quello a arabo, gli dà più 3 più 3, è un Ma 4-4 anche double strike, semplicemente puoi volare. giocare quello all'interno di Mirri e può essere una creatura Sono che arrivato tardi passa. per Inalla, purtroppo sì, Sì. l'abbiamo fatta prima. Sì, Sì, è stata la seconda. Poi vai. vari Nakat. Nakat. E questo è straforte in mazzo Mirri, Perché però. deve essere Allora, deve essere bloccata. bloccato da una creatura, però quando lui attacca. Tu metti X pedine tappate attaccanti che sono copie sue, dove X è il numero di creature controllate dal giocatore in difesa. Quindi tu ti fai Vabbè. l'esercito di questi e poi. Ah, ma tanto puoi bloccare solo con una creatura. Questo sì, nel piano Mirri poi è simpatico, mi piace. Però questo 3 non è bellissimo. Però ci sta, secondo me, col fatto che hai Arabo Sì, e. con Cioè, Arabo ci alla sta. fine la devi vedere come un 4-4 volare doppio attacco. Per quello Con Arabo ci piace. Questa qua sì, questa nel piano. piano Beh, puoi Mirri. rivederlo adesso, se vuoi stare con noi fino alla fine, poi puoi andarti a riguardare appena finiamo lo stream. C'è già il video come past broadcast, quindi puoi andarti a vedere direttamente l'analisi del mago. E questo qua è Questo soprattutto sì, nel piano esagerato. Mirri più che negli altri, Sì, perché sì, sì. ovviamente negli altri perde un po'. Nel piano Mirri questo è spettacolare. Che poi sono dei 3-3 comunque, che non è male. Una nuova un'aggiunta che abbiamo Sì. da Amon, che è il serpo pardo, che è Dio in terra per Ma qualcuno. sì, ci Ma sta. dai, è carino, È poi e vero. bello, voglio il peluche. Perché? Perché non può essere counterato, perché è un Il 4. miglior gatto, chiaramente. Perché è un 4-3 che scende, scende di terzo turno, e perché non, le creature dopo non possono essere counterate. Quindi sì, il serpo pardo se entra Sì. entra, e se rimane quello il problema è forte. Nakata la potenza inizio del combo. Esatto. E poi lì dipende dal il vero signore del Esatto, multiverso. tutti amano il serpo Sì, pardo. è bello, È bello, guardalo. guarda, è bello, sì. Con la lingua. Ok, vai avanti. Poi c'è questa un'altra Nishoba Un po' di che. Nishobe. Che sì, c'è scritto bestia, ma è gatto, quindi... Sì, in realtà è gatto bestia dovrebbe Sì, essere. perché c'è stata l'aggiunta. Questa è un 5-5 costo 6 che ha travolgere, protezione dal blu e dal rosso. Che male non fa, comunque un ciccione che conta come Sì. gatto, quindi è potenziabile da Potenzialmente può essere un Airabo. 8-8. Sì, e poi se gli metti su altra roba comunque ha delle protezioni carine. Questo qui è forza costituzione per il numero di foreste che controlli. Più che altro sacrifica una foresta, E lo li puoi rigenerare. rigeneri. Comunque è comunque un gatto ciccione che poi è sempre per il Voltron. Gli dai più 3 più 3, gli raddoppi la forza e Sì, costituzione. non mi convince meno degli altri Sì, come però diciamo ipotesi. se vogliamo fare con Airabo Sì, è poco evasivo. Sì, è poco evasivo, però... però appunto col tema Voltron, se gli dai manto seta bisbiglio, gli dai equipaggiamenti auree. Nel senso diventa evasivo, ovviamente. Gli basta dai travolgere in realtà. Armadillo Clock e sei a Sì, posto. Armadillo Clock ci sta. questo è più pensato per. Questo è pensato più per sciamare, ovviamente. In Che... più ti dà più da lifelink e più uno a tutti. Quando entra fai altri due token, Questa che sì, comunque aiuta. Lui è straforte. l'altro gatto dell'ultima edizione, Esatto. perché? Perché comunque prende un più uno per ogni altro gatto e fa gatti. Cioè, Sì. quindi Anche è un... questo qua va bene in realtà sia per Voltron Sì, perché sia col per fatto che... Mirri, perché Shama in più è grosso, diventa grosso lui, quindi può starci in tutte e due le tipologie di mazzi. Ovviamente l'altra Mirri Mirri. vera, perché è comunque forte. Perché è vera.
C'è la Mirri vera, la prima Mirri. Allora, il mazzo Voltron è il mazzo che si basa su un'unica creatura Sì, pompata pompata moltissimo. all'inverosimile che Cioè, entra. il mazzo Voltron è quel mazzo dove una creatura molto forte, una creatura evasiva o una creatura che ha un suo perché, Sì. viene pompata tramite artefatti e di solito e Aure, sì, aure per aure passare e equipaggiamenti. per vincere tramite quella. L'esempio come comandante Voltron era quindi Ecco, qua già Trun. lo dicono, Uriel, il Mistalker, ora fic dei molti. Molto spesso, per esempio, anche il mazzo Aura con, tipo io avevo il mazzo Aura con Bruna, entrava Bruna, tutte le aure si attaccavano a Bruna, Bruna passava Esatto. e cioè finiva in un turno. Quindi sì. Quindi Uriel. sono quei mazzi che non si basano su quante creature hai, ma su cosa puoi Sì. attaccargli. Ovvio, non una consiglio sempre non basarti solo sul comandante, perché poi il comandante a volte muore Sì. male malissimo. E se non è un'equip, tutte le tue aure piangono e Esatto. vanno nel cimitero. Brimaz, ovviamente, Sì, avrei per lo sperato sciamone. Anche io davvero, speravo che lo ci ristampassero, speravo. perché alla fine non costa un pochino, ma non così tanto, però non ha senso neanche lui che costi co quanto costa. Oh, sì, ci stavamo sperando tutti, però Brimaz è forte sia per un piano che per l'altro, Esatto. perché comunque c'è la questione dell'attacco blocco che Sì, fa. che ha cautela lui di base, quindi non è male. Esatto. Il tema deriva da un anime giapponese, però appunto Voltron, dove tanti Sì, robottini formavano un robot esatto, è enorme. bellissimo. Questa cosa è stupenda. E poi E basta con i questo gatti. basta. Siamo Passiamo ai draghi. all'ultimo. Che poi va, adesso hanno rifatto Voltron come serie Ah sì? anime e la mettono su K2 così Perché c'è per... lui? E che ne so. Poi andiamo indietro. Ah ok, È stato è toccato. stato, vabbè. Allora, Lurdrago, ovviamente nell'Lurdrago non c'è la scion dell'Urdrago, c'è la Sì, c'è scion la del... scena Cioè, del perché Lurdrago. altrimenti era tristissimo. La Sto preminenza... aspettando il mazzo infettare verde e nero, mi manca il Black Lotus. Non lo trovo, mi dispiace. Ah, l'ha ributtato Netflix. Vedete quello che sto versando lacrime dopo la terza stagione. Me l'hanno detto, cioè me l'ha detto la Vale, perché ovviamente che non gli dava 2 lire all'inizio, poi piange come una scema, e perché lei sa che io poi piangerei se lei me lo vende come... E dicono che è davvero bello, però passiamo ai draghi perché i draghi sono belli quasi quanto i robottoni, no, di più. Sono più Allora, belli di robottoni. cosa fa lo drago? Ha la modica, è un 10-10 a modico Costa costo di 9. 9. Ma ha preeminenza che ti permette di pagare gli altri draghi uno in meno. E questo è Esatto. molto bello. E ogni In più. volta vola, ovviamente. Meno male. Perché è molto grasso. E quindi potrebbe non volare perché è un po' grasso. Però ogni qualvolta uno o più draghi che controlli attaccano, pesca altrettante carte. Poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta permanente dalla tua mano. Cioè, quindi ti dice: peschi un drago e lo metti in gioco. Esatto, essenzialmente. Essenzialmente, oppure peschi qualcosa che ti permette di rendere i tuoi draghi più forti o di farli pagare di meno Ed entra. ed entra. Vola, ovviamente. Beh, no, è perché in realtà la cosa ridicola è perché vola ovviamente, perché nel mazzo che gioco degli incantesimi, gli spiriti che Daxos fa non volano e sono spiriti e quasi tutti gli spiriti volano. Quindi è un Sono po'... degli spiriti a piedi, fanno la corsa. Sì, Sono dei giogginisti, e fanno quindi jogging. la composizione fisica dell'Ordrago non gli Ma permette te di ne vedi una, volare. ma lui è l'ignorantissimo avatar di tutti i draghi e quindi vola lo stesso. Passiamo all'altro drago, anche questo è abbastanza ignorante. Perché non tutti i vampiri potrebbero avere la capacità di volare, perché non in tutte le mitologie il vampiro vola. Mentre lo spirito in sé è Lo incorporeo, quindi dovrebbe spirito. volare, o almeno planare, visto che non c'è la differenza tra volare e planare, in Magic dovrebbero Esatto. volare. Opegachi ha un ciccinino più piccolino perché è un Sì. 6-6 costo 6, vola e travolge pure, anche perché lo guardi, ti passa Sì, su ti perché. passa un serpentone. È quello di Quando infli... Goku. La cosa è che quando infligge danno a combattimento a un giocatore, se quel giocatore ti ha attaccato durante il suo ultimo turno, esegni un permanente non terra bersaglio controllato da quel giocatore. È Ne può... vendicativo. È molto vendicativo, sì, è molto simpatico.
è ovviamente un po' situazionale, Sì. però se lo fa non è E comunque male. se sai volare Tavolger, Questo sei, quindi. che può togliere un problema nel caso faccia danno, dai. Come diceva lo zio Pen, da grandi ali derivano grandi responsabilità. Era Era, così, mi sembra, sì. non lo so, era da grandi Sì, ragnatele derivano. Okagachi penso sia il più simpatico di Il miglior tutti. amico di tutti. I vampiri di Dominaria sono i discendenti di Conte Orlok, quelli di Innistrad sono i figli di Edgar. Quelli di Zendikar sono dei grandi antichi, quelli di Grixis è già tanto se non sono anche demoni, direi che c'è un po' di varietà. Sì. Infatti lo spiegavano nel podcast, che ho tradotto, c'è cioè la traduzione nella pagina, quindi se non l'avete letta andatevela a leggere. Passiamo a Ramos, drago meccanico, che Ecco, ho, questo è cioè, il alla più... fine io comunque vedo gente che idolatra Ramos e non Lurdrago, perché Perché è dicono più che è molto forte più figo. E lo Ramos. è effettivamente, perché? Perché se già è un 4-4 incolore che costa 6, quindi Dici, come ti gira le... all'Eurostar mi hanno detto che Kami doveva essere più forte di così, sapete dirmi perché? Allora, in sé è perché... Beh, no, in realtà no. No. Il Kami potrebbe Allora, essere più forte di così se non fosse se vendicativo. non fosse in questo preciso momento Momento della della storia. storia. Nel senso che Okagachi era il signore di Kamigawa, colui Il che signore custodiva degli gli spiriti, spiriti. colui che custodiva il velo tra gli spiriti e gli umani. In questo momento è vendicativo perché gli è stato sottratto ciò Ciò che che fu fu preso, preso. la figlia, quella proprietà che gli permetteva di essere più forte. Esatto. Quindi, se fosse stato Okagachi, signore dei Kami, sarebbe dovuto essere Sì, dovrebbe aver avuto bruttatissimo, indistruttibile, fattibile. perché semplicemente ciò che fu preso, cioè la carta. È un artefatto che dona i segnalini divinità ai tuoi permanenti e che quindi li rende indistruttibili. E solo che appunto gli è stata rubata Il questa cosa simpatico e Konda lui è gli ha diventato rubato ciò che fu preso. molto più debole di quello che in realtà sarebbe. Quindi E è un quindi questa 6-6 che vola e travolge ed è è vendicativo perché ti toglie qualcosa come lui è la... Esatto. stato Esatto. tolto. Quindi è più debole più dal punto di vista della storia. Cioè l'idea è un po' questa. Perché? Perché nel momento storico è indebolito, è vendicativo, ha iniziato la sua guerra. Cioè, se leggete la storia di Kamigawa, si è presentato e ha fatto fuori tipo 5.000 Sì, degli persone degli eserciti. eserciti, però è considerato più debole. Invece il nostro simpatico Ramos è forte e basta. Cioè. Il migliore amico di Myrsil è ciò fu preso abbastanza. Perché? Perché ogni qualvolta lanci una magia metti un segnalino più uno su Ramos per ognuno dei colori di quella magia. Ovviamente, come vediamo, Ramos è in un pentacolor. Twitter è il migliore. No, perché devi tipo no, non, perché non è un'abilità attivata che dà indistruttibilità, ma è l'abilità passiva, quindi non... Cioè gli Quindi dai il segnalino divinità, ma non serve a niente, se non sbaglio. il nostro Ramos pian piano diventa sempre più ciccio. Esatto. Perché? Perché quando rimuovi 5 segnalini da Ramos, aggiungi 10 mana Due di per 2 per colore. colore alla tua riserva di mana. Attiva questa abilità solo una volta per turno. Praticamente tu puoi giocare Ramos, giocare, non lo so, un po' di roba, e poi spendere 5 segnalini e calare Esatto. Lurdrago. Proprio così. Sì, Il wording è strano. Praticamente Ramos è una super pietra per giocare il comandante. in Spendi 5 realtà. mana, ne aggiungi 10, sei sempre in attivo, sì. E in realtà Esatto. è esattamente... Ramos È proprio quel... Nel è senso, è quello che Ramos. fa. Perché era nella storia Ramos ha... Diciamo, possiede 5 pietre del Danno potere. Che mana. danno un mana per colore e ci sono anche le carte. Se cercate, c'è l'occhio di Ramos, il dente di Ramos, il teschio di Ramos, eccetera, eccetera. E tutti i suoi sassi fanno tappa, attingi un colore, sacrifica, attingi Un quel colore. colore. Quindi è come se tu avessi tutti e 5 i sassi, li tappassi, li sacrificassi e hai Esatto. 10 mana di quel Quindi tipo. Ramos da solo fa l'effetto dei suoi pezzi. Esatto, comunque Alter giustamente l'ha spiegato praticamente in contemporanea. E comunque abbiamo spiegato tutte queste cose Nella live. in una delle prime live che parlavamo di Commander No, 2017. nell'ultima, mi sa.
quando abbiamo visto No, perché i tutti. draghi sono usciti leccati prima e No, abbiamo parlato abbiamo. della storia. Ma Di ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, quando abbiamo visto le ultime loro no, carte. solo di Sì, che ho quelle fatto leggere nuove. in inglese Ramos. Ah sì? Eh sì. Ah vabbè, allora abbiamo parlato anche di quelli. E Sì. Proprio se così. top Esatto, deck la chiusura utilizzi il culo di Ramos. proprio quello. Che è la porta sul nulla. E fa perdere un avversario. No. Come no? È perfetto. No. È la porta sul nulla. Allora, Allora. cosa è stato inserito? Allora, queste sono quelle. No. Ecco. Non, non, dai, ci stava. Non è neanche venuta apposta. Occhio, cuore, dente, teschio e corno. Cosa fai? No, dai, cosa fai? Vai via. Vai via. Va bene, finiamo. È già tornata? Ok. Cosa stai facendo? Aiuto! Cosa mi lanci? Le calze mi lanci, che schifo! Che Davvero schifo lo stesso, le usate, sono i tuoi piedi. queste. Via. Allora, Non fa bello. Lavinia che ucciderebbe Jason, déjà vu. Comunque, questo qua è un drago nuovo. Che non è male perché comunque scoraggia il bersagliarti scoraggia. essenzialmente scoraggia con la A bersagliarti i tuoi draghi, perché dice ogni volta un drago controlli diventa il bersaglio di una magia o un'abilità controllata da un avversario, distrugge un permanente co non terra controllato da quel E giocatore. quindi, se vogliono distruggerti qualcosa, E quel dopo questo qualcosa. momento per feticisti torniamo ai draghi. Esatto. Ma sappiamo che magari ci sono dei feticisti dei piedi che mi vedono. Magari vogliono vedere anche i tuoi piedi. No, te lo dico io. Questo scoraggia il bersaglio singolo anche perché la cosa si triggera al lancio della magia. Quindi tu prima ancora che si risolva l'eventuale removal o cosa, tu spacchi il permanente al controllore e poi tu potresti anche avere la risposta alla fine. Questo è un drago di Dromoka? Sì. È un drago della stirpe di Dromoka, perché è grasso e ha le scaglie. Esatto, soprattutto perché E è grasso. guarda che le alette, sembra che siano piccolissime, sono bellissime. E il problema è che, ok, scoraggia, però comunque la vratta a parte non fa nel senso vratta, quello è l'unico Sì, brutto. ovviamente è pensato per tutto ciò che è mirato. Vai oltre. E questa è l'altra carta forte che c'è dentro, che è un incantesimo a costo 5, quando entra scegli un tipo di creatura. Quando un creatore controlli del tipo scelto entra nel campo di battaglia o attacca, peschi. Ed è fin lì, diciamo che qua si può capire perché è forte. Sì, Ecco da perché che da riprendere l'Urdrago il suo fisico longilineo da volatore. esatto. Poi, queste sono le carte che avevamo Sì, imbroccato beh, alla alla spada spada re, dei che in realtà, risolvi. nel senso, quando avevamo fatto l'analisi, la speculazione la prima volta, in realtà il drago, essendo stato quello che è stato liccato prima, sapevamo già un bel po' di carte, quindi in realtà ne avevamo proposte poche noi. Sì, l'incantesimo poteva starci con il mago, ma ti permette forse di pescare e quindi di giocare meglio nel drago più Seco roba. no, secondo me è diventata troppo forte nel mago. Infatti, la metterò sicuramente nel mago quella là. Perché quella nel mago hai già i maghi che di per sé ti fanno pescare più peschini come magie. E in più, quando entra anche la pedina mago, ti fa pescare e attacca e ti fa pescare. Cioè, è troppo forte. Per quello lo metto subito appena arrivano i Il command. nostro piccolo ha la spada del Allora, la spada è risorto risorto. perché Ci non poteva sta. non esserci. Nibbio infernale. Utvar che costava un casino, insomma, costava tanto per essere giocata solo in neanche tutti i commander rossi. E infatti l'hanno ristampata, fortunatamente. E in più questo qua anche doveva esserci perché è veramente, veramente forte.
che hanno ripreso questa con l'abilità tenente, Esatto, quindi che con quindi un'abilità di 2 anni fa, del 2014, 14, quindi 3 anni quindi era in fa. Daretti. Sì, era nel Daretti. Sta E forte. fin tanto che controlli il tuo comandante, il famiglio prende più 2 più 2 a ogni... Questo è il bello, Ogni qualvolta il famiglio del tiranno attacca, infligge 7 danni a creatura Esatto. avversario controllata dal È giocatore in un difesa. Glory Bringer potenziato, praticamente. Poi, Consigli. proposte. Allora, questo è molto molto forte, perché vabbè, è un drago, costa 6, volare a spodestare, quindi quando attacca il giocatore che ha più punti vita, prende un segnino più uno, quindi un 6-6. E ogni qualvolta lui attacca per la prima volta in ogni turno, se sta attaccando il giocatore con più punti vita, stappi tutte le creature attaccanti e fai una combat addizionale. Solo quando il comandante costa 9. Sì, però in realtà la questione del mazzo drago montato nel migliore dei Sì, secondo me modi. Ramos è il più adatto Sì. perché costa in colore, quindi non hai problemi di mana e in più te lo dà poi lui il mana. Ma comunque il mazzo È drago in quello. sé, pensato nel modo migliore, è un mazzo che ti permette di rampare, quindi di trovarti Sì. nel, un avvantaggio, Sì. nel vantaggio dal Allora, punto di vista delle c'è da gambe. dire che di questi quattro commander, il drago secondo me è quello un po' più azzoppato Costano dal troppo. fatto che è un pentacolo senza terre che fixano, praticamente. Non ha né terre selvagge in evoluzione, né terra morphic expanse, nei confini di Crosa, le hanno messe tutte negli altri mazzi, ma non l'hanno messo in questo, che è quello in cui servivano assolutamente. Anche perché E non capisco perché. cioè nel gatto non devi Nel rampare. gatto c'è confini di Crosa che ti rampa due terre, Che sarebbe qua i magari. terre, i, che ti rampa foreste e pianura, che però comunque va bene. Ma stampare le Checkland? Eh no, perché saranno in Ixalan, quindi non vogliono togliersi il fatto di poter vendere Ixalan. E poi determinate terre non le stampano mai nei prodotti Tipo, ma Commander. no, l'anno scorso avevano messo delle terre decenti, perché erano tutti dei quadricolor, avevano messo delle Checkland, avevano messo quelle di Odissea che fixavano il mana, che entravano stappate e poi dicevano un incolore tappa e ti dava una coppia di colori. Comunque, cioè, la mana base del 2016 era molto molto Ma era giocabile. una questione, penso, di parità, nel senso che là erano tutti quadricolor, qua Ma sono un cosa vuol pentacolo. dire? Ma cercano È sempre di perché, farli allora, bilanciati in un certo il modo. fatto è, se non le avessi stampate in nessuno dei mazzi, quelle terre lì, dico va bene. Ma visto che hai stampato che le basi, Terra Morphic Expanse, Terre Selvagge in evoluzione, le fetch quelle brutte, anche quelle di Alara, quei panorami, zero. Cioè, ci sono in tutti gli altri mazzi, perché nei maghi c'è il panorama di Grixis, Ovvio. i confini di Crosa ci sono Nel nel gatto. gatto. E così tutti quelli lì dovevi spostarli e metterli nel drago. E allora lì sarebbe risultato buono anche da giocare appena. Secondo me, questo tra i quattro è quello che si inchioderà di più appena uscito dalla scatola. E Poi dopo no. infatti, nel senso, se uno si vuole fare il drago, perché i draghi, cioè le altre carte che sono dentro sono chiaramente forti. Però, se vuoi lavorarci, migliora la mana base. Punto. Se non sbaglio, non c'è neanche il presagio prismatico per fixarti il mana, no. Anche perché costa un tot, mi sa. Comunque, Allora, andiamo avanti. andiamo avanti. C'è la prerogativa del Signore dei Draghi, che è un peschino e semplicemente puoi non fartelo counterare e poi ci sta. Perché comunque costa tanto in un'ottica di un mazzo comunque ramp. No, no, costa tanto, dico, a livello Tipo. monetario, se non sbaglio. E Chromatic Lantern, esatto, potevano metterla dentro, cavolo, non ci voleva tanto. Una, come cavolo si chiama? C'è un'elfa che costa 2 che fa tipo Chromatic Lantern, potevano buttarcela dentro così a Quella di loro, una caso. di loro, Winland Tenebrosa, mi sa.
Che vabbè, io l'avevo, quando avevo visto a suo tempo stava di più, quindi poteva anche starci, secondo me. Comunque già avevano tante opzioni e non le hanno messe nel mazzo che aveva una cariatide, sì, dei fixini di ma degli elfi, delle cose. Avevano tante opzioni e non le hanno sfruttate. Poi, Trionfo di Sharkan, che ti va a tutorare un drago, che direi che ci sta. Draghi, questi qua sono semplicemente i draghi forti che non hanno messo dentro. Se vi piace più in un certo tipo o nell'altro, ci sono altri draghi. Sarkhan, Sharkan in ovviamente, folle perché perché fa draghi. fa draghi e fa i tuoi draghi fanno danno a un giocatore per la loro forza, che quindi aiutano. Praticamente tutti i Dragon Lord tranne Kolaghan, perché Kolaghan non alla cosa che se uno gioca due carte con lo stesso nome di fila, Ok, quindi non no. ha senso, cioè di E questi fila. invece gli altri draghi ti cioè si basano sui draghi, cioè Cosa? gli altri draghi si basano Sì. sulle su lo o loro stessi o comunque. Dragonstorm io non l'ho messa per il semplice fatto che secondo me non è che lanci tante, non riesci a lanciare tante magie e poi a pagare 9 per fare Dragonstorm. Però anche lì dipende da quanto rampi alla fine. Sarkhan l'altro perché? Perché questo fa Perché draghi. passi in rassegna tu che muori per un Muore qualsiasi numero di tutti i draghi e le draghi. metti sul campo di battaglia. Quindi questo è l'unico E che planeswalker fa che. mana. No, ma è l'unico planeswalker che deve arrivare alla ulti. Esatto, praticamente. E però comunque fa anche col meno 2 fa un drago Sì, token ma col visto. più Cioè, 1. altri li abbiamo Sì. No, detto. Vabbè. è fortissimo perché pesca e ti dà un mana di un qualsiasi colore. E poi, insomma, comunque. Questa che pensavo la mettessero Invece invece no. no, però anche questa è fortissima. E E basta. basta. Questo era Era l'ultima analisi dei mazzi. Volevamo semplicemente anche spendere una parola per quei comandanti che erano. Aspetta, adesso cambiamo tutto. Quei comandanti nuovi che sono dentro i mazzi, ma che non non sono sono. non sono i comandanti principali, essenzialmente. Allora, Allora, questo però non mi sa che. Perché sono andati avanti tutti di uno? Allora. un comandante veramente interessante su cui si può fare un mazzo particolarmente carino, Sempre stile sempre Voltron, Voltron, ovviamente, diciamo. però magari lo vuoi fare monocolor perché vuoi renderlo molto più veloce, quindi non rischiare di Esatto. bloccarti coi Sì. colori. Valan è una micetta che non è proprio una micina carina Sì. carina, ma è una cavaliera girovaga. E la forza di Valan è che ha doppio attacco, fintando che ha due o più equipaggiamenti, ma non devi preoccuparti perché gli assegni tutti gli Che equipaggiamenti. controlli a costo 2 come Quindi. istantaneo. Miglior favor, penso, Sì. direi. E questo è per quei mazzi che vogliono vincere di Voltron da danno al comandante. Questa sì. Assolutamente. Che giocava mono bianco Nairi, ha trovato. Esatto, infatti un mio amico giocava mono bianco Nairi, gli ho mandato il messaggio quando hanno sparato questo e fa: bene, ho trovato il mio nuovo comandante. E sicuramente è comunque forte perché cioè tu entra, gli metti tutto quello che c'è. Sì. Tanto tu per farlo aspetti il sesto turno perché tu vuoi Ovvio. giocarle e fare due, nei turni prima vai di equipaggiamenti a random e poi la cali, tanto qualcosa che dà rapidità lì in mezzo Beh, c'è tipo sì. degli skinieri, che poi no era la combo, cioè per non fartela spaccare, c'è Poi già gli prima skinieri, prima giocare. equipaggi gli skinieri, se gli fanno qualcosa tappi due e gli assegni tutto, così Esatto. a velo e basta. Troppo Sì, forte, cioè secondo me è molto l'idea forte. è che se vuoi essere proprio sicuro, sicuro, prima metti lo skiniere effettivamente Esatto, e poi fai il resto. Quello ti. e questo per mono bianco Voltron equip E secondo violenza. me ne sa. Taigam È per maestro, un mazzo un po' più un complesso, per un però. control in realtà, Perché comunque le perché magie istantanee, stregoneria e drago che controlli non possono essere neutralizzate da esatto. magie abilità. Quindi control e poi arrivano i draghi. Puoi giocare, diciamo, come ciccioni per chiudere, ti incentiva a giocare dei draghi, perché comunque non devi preoccuparti di usare i counter per salvarti
il Ogni drago al qualvolta lancio. la seconda parte lancia una magia istantanea o stregoniera dalla mano, se ha attaccato, quella magia è ripresa, cioè la Sì, puoi. la giochi, poi in risoluzione viene esiliata E e al all'inizio. mantenimento successivo la rigiochi a gratis dall'esilio. Non è sempre efficacissima ripresa, però Dipende dalla magia che magia. ha ripresa. Una removal va già bene. Uno spade spighe doppio a costo 1 Un non è counter male. se l'altro non Se poi hai gioca, piano. mezzo drago nel deck te ne frega poco, esatto. Sì. Alla fine l'incentivo è metterci un drago così non viene counterato, però l'idea è più che altro Sì, soddisfante è istante risorse. sorca, non posso, quindi è un contro bianco-blu classico, che in più se puoi dare qualcosa tipo imbloccabilità o quelle robe lì, nel modo che Taigan possa attaccare senza problemi e poi fare una qualcosa con ripresa, ma anche solo un peschino, un ponder con ripresa forte. Sì, ma cioè, in realtà la seconda. Cioè, lui potrebbe anche non attaccare per funzionare bene. Potrebbe anche morire durante il giro di turni, per comunque la ripresa è partita, nel senso basta che lo lanci nel tuo turno. Poi c'è Wasitora, che questo è più per una cosa un po' più random, cioè alla fine i colori sono Jund, quando fa danno da a volare e travolgere, quando fa danno a combattimento a un giocatore, quel giocatore sacrifica una creatura. E quindi col fatto che abbia travolgere comunque questa cosa si può attivare abbastanza facilmente. Se il giocatore non può farlo, quindi sono una creatura, Fai un tu fai un gatturrano. 3-3 nero, rosso, verde con volare. Quindi in Che entrambi i casi ti fa vantaggio. è... Sì, esatto, comunque Proprio. ti dà una creatura, o togli una creatura all'avversario, te ne dà una nuova a Torniamo a te. sempre Sempre Taigam Taigam. versione Candy Tahkir. Quindi il primo Taigam era nel drago, il secondo Taigam questo è nel mazzo maghi. Esatto. Il mazzo di Kano, salta la tua acquisizione. A volte non le sopporto quelle con salta la tua acquisizione perché poi muoio di quelle. Lezione del tuo mantenimento: guarda le prime tre carte del tuo grimorio, aggiungine una alla tua mano, metti l'altra nel cimitero. Esatto. Attacchi, lanci evacuation, ti salvi Taigam e rilanci evacuation gratis all'inizio del tuo. Tappa uno nero, tappa esilia X carte del tuo cimitero, una creatura bersaglio prende -X/-X fino alla fine del Sì. Questo turno. puoi farti un commander con tipo un self macina, un'auto macina con Sì, delve, cose che comunque sfruttano il cimitero, un ma simile anche semplicemente reanimator. sì, rianimare perché dici me le metto, vado a Sì, e prenderle. in più puoi sfruttarle anche quando non hai una carta in mano per sfruttarle, c'è lui che può uccidere qualcosa alla fine delvando carte dal cimitero, dai -X/-X. E poi penso basta. Bene, Basta. siamo dilungati come al solito. Ormai, però effettivamente qua c'era tanta roba da parlare, quindi ci Sì, sta. perché le live di un'ora non No, esistono. noi ci siamo sempre fissati un'ora, ma però va bene così. Se voi non vi annoiate, nel senso, se voi non vi annoiate, continuiamo nel senso a farle anche un po' più lunghe di quanto ci diciamo. Ecco. Basta, cosa succede? Niente. Faccioni. Ok. Adesso niente, quando è che il 25 vanno benissimo così, grazie. Il 25 Il esce il 25 escono prodotto i commander, noi li abbiamo presi tutti e quattro. perché siamo persone che non sanno scegliere. Esatto, e perché così abbiamo tutte le carte Anche. nuove almeno in uno Quindi ci pair. sarà ovviamente sì, vabbè, l'unboxing Faremo una non è mini che. live di unboxing dove vi facciamo vedere, così Però. anche voi vedete, insomma, se vi piace il foil, se vi Poi piacciono. magari con lettura annessa dei. E domani si fanno Sì, cose cose belle con i belle. commander. E ovviamente poi con lettura annessa dei fogli con le storie Sì, per se quelli c'è che non qualcosa, conosciamo, quindi sì, esatto. in modo tale. Anche perché comunque di molti non si sa nulla, di altri si Esatto. sa ben poco, Cioè, ci sono quindi. quelli che si sa già tutto, che sono quelli che hanno ripreso, di quelli nuovi invece Beh, non si sa dell'Ur proprio Drago si niente. sa Beh, qualcosa, sì, però perché comunque è è una un'entità. E cosa molto più alta. quindi un po' di lore e basta. Sì, e basta. Poi se uscirà qualcosa,
la prossima martedì facciamo. Se troviamo, cioè nel senso se c'è, Se, nel senso, se troviamo qualcosa da parlare, ma penso di sì. altrimenti Martedì aspettiamo faremo la solita sabato. live, altrimenti ci sarà No, sabato, non è questo sabato, sì, il sabato prossimo, prossimo. la live per l'unboxing, e che magari quindi la faremo, dipende se faremo martedì o meno la live. Più o Se meno martedì lunga. non la facciamo, diciamo spostiamo a sabato e quindi faremo una cosa un po' più lunga, un po' più strutturata. Altrimenti se martedì facciamo la solita live da un'oretta, un'oretta e mezza. E poi sabato facciamo soltanto l'unboxing, solo per farvi vedere le carte. Esatto, poi iniziamo a, forse, cioè no, forse no, il 3 settembre siamo al GP di Siamo a Torino GP di in giro, Torino, quindi a se, spasso. se siete di Torino e volete venirci a trovare, a fare due chiacchiere, a Siamo fare due partite. riconoscibili perché porterò Nissa e quindi, Sì, lei cioè. sarà vestita da Nissa, che l'avete già vista se, se non Beh, poi è l'avete vista. vistoso, cioè tra bastone e orecchie non è che sia proprio. Sabato va al torneo di release, se torna in tempo vi guardo volentieri. Adesso vediamo anche quando farla. E quindi saremo lì in giro e di solito, cioè, o ci trovate a fare tipo draft Esatto. o a fare la coda dagli artisti, perché quelli, Sì, cioè. saranno le nostre attività E ci della sarà giornata. anche. Non ci sono molte elfe in giro, Sì, è vero, effettivamente. Ci sarà anche un ragazzo che fa il cosplay di Jace che è uscito dalla è vero, è conversazione, andato è via, andato via. penso. In forse una ragazza che fa Chandra, ma non siamo sicuri, non so, dipende se riesce a venire oppure no. Quindi sarà un gruppettino. Io sarò solo domenica, lui in teoria ci è più tutti i giorni. Non so se poi decide di vestirsi tutti i giorni, perché mi ha fatto sentire un cicinino in collo, vieni solo domenica. Perché i giorni prima lavoro, c'è poco da fare. Sì, non... Che I corsi di aggiornamento il primo sabato è brutte bruttissimo. cose. E basta, E e poi si quindi aspetta. basta. E io non vedo l'ora che di... Ah, e... Ixalan. Ixalan, probabilmente, se non lo sapete, faranno... Se mangio ancora un po', vengo a fare il cosplay dell'Utrago. Con A Ixalan me con abbiamo... amore dicono sempre che potrei fare quello del Tarmogoyf. Quindi nel caso stiamo tutti un po' tarmi. Con Ixalan abbiamo condiviso l'articolo che faranno questa cosa di usare geocaching, che è una specie di Pokémon, cioè in realtà è Pokémon Go che è una specie di geocaching, per spostare degli oggettini di scatola in scatola in giro per il mondo. In teoria questa cosa dovrebbe essere mondiale, quindi speriamo, in teoria dovrebbero esserci anche in Italia. Se veniamo a conoscenza di di una di queste cose vicine entro il nostro range raggiungibile anche in macchina, in teoria sì, perché fonti ci dicono che in teoria anche in Italia dovrebbero arrivare. Comunque se faranno, insomma, se riusciamo a farlo, volevamo un weekend, un sabato, una domenica, vediamo, fare una specie di live on the road, Se ovviamente il se mezzo permette. Facebook, del cellulare regge, a fare appunto questa cosa qua di Ixalan. E Vito chiamato, aspetto. E noi invece andremo noi a fare tutto, perché così arrivano prima gli spoiler. Esatto. E comunque vi teniamo aggiornati perché è una cosa che ci sarebbe piaciuto fare e niente, è una cosa carina, speriamo magari lo fanno anche altri e spero di sì e così possiamo magari trovarci con altra gente per farci questi scambi di cose. Se lo fate vestiti da pirati... Allora, io ho da parte l'abito di Depala, vale come pirata, Yar, altrimenti devo. Ma no, basta un uncino, la benda O sull'occhio da e il dinosauri, cappello. pirati su navi volanti, ovviamente. Giusto, giusto. Dinosauri ne ho uno di peluche, sì, perché l'ho preso per l'Elisa, quindi un dinosauro lo Ok. abbiamo. È un. Ci Ci prepareremo, ci prepareremo. prepareremo.
L'unica cosa, niente bende sull'occhio, perché guidare con la benda sull'occhio non è il caso, No, no. Yarn. Ma in teoria per cercare poi la cosa bisogna andare a piedi, perché di solito sono in Ma se posti facciamo la live impervi. mentre guidiamo, Yarn. Vabbè, vediamo. Quindi sì. Esatto. Prenderemo un bel banco di energia, di batteria per i telefoni e poi andremo a Pregheremo che fare. Facebook vada, perché lì c'è da E lì pregare, vedremo. giuro. E niente, quindi comunque sulla nostra pagina rimanete aggiornati perché tanto scriveremo quando abbiamo visto soprattutto se ci sono cose qua intorno o meno nella nostra zona. Cioè, l'idea è che se ci mettono dei GP e sanno che la community è abbastanza Esatto. viva, può darsi che almeno Almeno uno o nella città due. dei GP, corpo di 1000 balene. Esatto, esatto, proprio quella è la parola. Ok. Possano farlo, vedremo, speriamo. Speriamo, esatto. Quindi ci vediamo. Martedì Sicuramente o a sabato. sabato, forse a martedì. Comunque, come al solito, se seguite la pagina, noi mettiamo le nostre immaginine belle. E con gli appuntamenti. Le E cosa immagini c'è? belle. Wow. Esatto. È uguale. Buona serata, grazie per averci seguito in queste 2 ore di delirio command Di e onnipotenza di anche. onnipotenza. Perché di onnipotenza? Va Perché bene, ti senti un perché po' ci sta io onnipotente? Sì. come Arcanis. Esatto. Perché dopo la porta sul nulla, non so se ti mangerò più nello stesso modo. Ok, il mio tipo di delirio e senza avere 4 tipi di carta nel cimitero. Sono simpatico? Ok, chiudiamo. Lei è andata, è cresciuta. Quindi, ciao a tutti e grazie. Greta, quei calzini. Cosa? Mamma mia, l'ha battuto. Riprendili. Ciao a tutti. Potete fare le clip, ho scoperto, di Twitch, quindi se le mie cagate aiuto. Aiuto. Quindi le mie cagate potete addirittura registrarle e pubblicarle in giro per dire che io sono un deficiente. Basta. Che fa? Basta. Ok. Grazie, brava. Non fanno neanche male. Replay. Esatto. Ok, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.